trattati nelle slide, giusto? Se poi invece non li avessi trattati o ne avete altri che chiaramente vengono fuori dalla discussione, siccome non siamo in tanti, io concentrerei la presentazione magari in uno spazio limitato e poi il resto magari avete più spazio anche voi per chiedermi eventualmente cose che mi vengono in mente anche sulla base della presentazione. Ok, va bene. Buon lavoro. Grazie. Intanto grazie invece per l'invito, perché credo che l'opportunità di confrontarsi sui territori e anche con le diverse realtà delle scuole statali e paritarie sia un'occasione invece per riportare quelle che sono le problematicità e provare magari a riportarle anche all'interno del Ministero in modo tale che si possano poi affrontare. Io sono un dirigente tecnico al Dipartimento Istruzione, appunto al Ministero, ma sono di provenienza un dirigente scolastico, ho fatto il dirigente per oltre 20 anni, scuole sostanzialmente del primo ciclo, istituti comprensivi, e precedentemente facevo l'insegnante di scuola primaria, così avete un po' il mio excursus professionale. Mi sono sempre occupata di valutazione, degli apprendimenti e anche delle professionalità ed in questa veste che ci siamo conosciuti col professor Vitulli, e quindi diciamo che insomma è un po' il campo che mi ha sempre interessato. Ho seguito abbastanza direttamente, anzi molto direttamente, l'evoluzione sia prima della legge 107 che poi delle deleghe, in particolare di questa delega sulla valutazione degli apprendimenti e degli esami e su quella della disabilità, giusto per darvi due riferimenti. Far evolvere una normativa non è una cosa semplice, nel senso che al di là della scrittura, al di là dei del quadro culturale all'interno del quale si collocano anche certe scelte, poi alcuni passaggi sono in qualche modo arrivano un po' anche da pressioni, diciamo così, esterne. Sono registrata, quindi starò attenta a quello che dirò. No, lo dico perché già nella slide, come vedete, c'è un bicchiere mezzo pieno. Io sono in genere, per carattere, una del bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti, insomma, diventa difficile anche lavorare all'interno del nostro sistema scolastico. Quindi l'obiettivo è quello di vedere sempre il positivo in tutto. Diciamo che l'evoluzione di questa delega, per quanto riguarda non solo me ma l'ambito culturale all'interno del quale era stata iscritta, diciamo insomma che non ha ottenuto tutti i risultati che ci si aspettava, nel senso che si voleva andare un po' oltre e utilizzare quei principi che nella legge 107 vengono delegati, quindi il comma 181 che delega appunto il governo ad elaborare il decreto legislativo, all'interno del quale la delega precisa, il principio delegato era che si dovesse ricostruire un'idea di valutazione formativa che tenesse conto dei processi di insegnamento-apprendimento e che in qualche modo diventasse, buongiorno, scusate, sono iniziato, ma penso, che diventasse appunto un riferimento comune e fosse anche coerente con le indicazioni nazionali, quindi con gli approcci che via via si erano costruiti dopo anche il decreto 122. L'obiettivo era anche quello di non scrivere una norma, come dire, regolamentare, ma di scrivere una norma anche abbastanza ampia, come di fatto dovrebbero essere in genere le norme primarie, cioè che danno delle indicazioni, ma che poi via via vengono regolamentati con atti secondari un attimino meno rigidi, per così dire, in modo tale che si potesse intervenire anche da un punto di vista tecnico. Vi dico queste cose perché è importante averle come riferimento, perché poi nell'evoluzione degli aspetti che tratteremo successivamente è importante sapere e capire quali sono i riferimenti che stanno nel decreto 62, quindi nel decreto legislativo, che è una legge, quindi una norma primaria, e quelli invece che stanno nel decreto ministeriale, per quanto riguarda gli esami, ad esempio 741
e il 742 per quanto riguarda la certificazione delle competenze. Questi due decreti sono due decreti a firma della ministra e quindi, come dire, sono di rango inferiore, possono essere modificati da un altro ministro. Qual è il problema però? Che se nella legge, nel decreto 62, alcuni aspetti sono trattati in modo molto rigido, vedremo che alcuni di questi lo sono, è molto difficile poi poter, non è possibile modificarli se non con un'altra normativa. E considerando anche la situazione, diciamo, in cui ci troviamo in questi momenti, anche alcune richieste che sono arrivate, ad esempio dalle associazioni dei disabili, poi vi dirò qualcosa, è difficile poter intervenire, anche se nella stessa legge 107, al comma 184, è previsto che nell'arco di 2 anni sia possibile modificare alcuni degli aspetti appunto trattati nei decreti legislativi. Quindi il bicchiere mezzo pieno è dato dal fatto che probabilmente non si è riusciti a raggiungere tutti quegli aspetti che chi ha voluto questa nuova norma sulla valutazione degli apprendimenti si aspettava. Faccio riferimento subito, ad esempio, per quanto stiamo parlando del primo ciclo, a un'altra aggiunta. Per quanto riguarda i principi delegati, riguardano la valutazione degli apprendimenti, la certificazione e gli esami del primo ciclo e solo gli esami del secondo ciclo, avete visto, mentre in una versione precedente erano inseriti nei decreti anche la valutazione degli apprendimenti degli studenti della secondaria. Questo è stato, come dire, il primo, perché l'idea era quella di costruire un sistema di valutazione degli apprendimenti che fosse coerente, che magari andasse anche a smantellare alcuni dei nostri vincoli che in qualche caso poi ci portano a fare delle scelte conseguenti. Quindi questo è il contesto all'interno del quale invece questo decreto è stato costruito. Dico, uno degli obiettivi, degli aspetti che volevano essere modificati era ad esempio quella della presenza del voto nel primo ciclo, in particolare nella scuola primaria. Così non è stato, anche se il decreto fino all'ultimo è stato costruito per essere per sostituire i voti decimali, perché il problema, lo dico subito, non è un problema il voto, non è un problema il simbolo che si utilizza per esprimere la valutazione, il problema è che cosa poi questo assume come significato. Il nostro problema è che spesso i voti in base 10 e in base decimale vengono sovrapposti alla misurazione, quindi non c'è più un confronto, una distinzione tra misurazione e valutazione, e quindi diventa difficile poi anche utilizzarli con quella modalità e quell'aspetto di tipo formativo che la stessa normativa espone. Quindi alcuni aspetti lo vedremo poi anche negli esami, la media finale, il voto delle prove della lingua straniera, eccetera, sono anche un po' il frutto del fatto che il decreto era nato anche in un certo modo e che poi alla fine è stato anche in parte modificato. Questo è un po' il quadro generale. Ho pensato di fare in questo modo. Molto velocemente vi do dei riferimenti generali rispetto alla valutazione per collocare poi gli aspetti tecnici ai quali poi ci possiamo dedicare per la maggior parte del pomeriggio. Allora, vabbè, innanzitutto un aspetto al quale teniamo molto al Ministero, anche col Capo Dipartimento stiamo lavorando per ragionare su curricoli inclusivi e non soltanto su un'idea di integrazione, e non so perché viene fuori quella cosa lì di fianco, ma fa niente. La scuola, al fine di un'equa valutazione, fa fare a tutti lo stesso esame. Prego, scalate quell'albero. È chiaro che, ripresa è una vignetta che fa riferimento alla frase di Einstein che ben conosciamo, che se chiediamo a tutti a un pesce di arrampicarsi su un albero passerà tutta la vita a credersi uno stupido, però spesso questa cosa, come dire, ci fa sorridere e diciamo quanto è vera, però nella realtà poi quando ci si trova tutti i giorni a lavorare con la valutazione degli studenti, questo aspetto un po' sfugge, perché diventano invece, in qualche caso, la richiesta invece è quella di chiedere a tutti di arrampicarsi sugli alberi. La normativa di riferimento già ve l'ho un po' riassunta di questo decreto,
Aggiungo la nota, una circolare del 10 ottobre a firma appunto di Rosa De Pasquale, capo dipartimento, che dava delle indicazioni più esplicite o forse anche no, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, in relazione appunto all'emanazione dei due decreti, il 741 e il 742, sugli esami e la certificazione. È in uscita un'altra nota, che tra l'altro era stata impostata sulla base degli incontri che abbiamo fatto in giro per l'Italia subito dopo appunto l'emanazione dei decreti, sulla base anche delle richieste che erano state fatte nei diversi seminari. In particolare mi arriverà una, dovrebbe essere, io già un po' che la vedo girare, per cui dovrebbe uscire, e sostanzialmente poi chiaramente col tempo molti dei dubbi, molte delle questioni si sono via via sciolte, ne sono rimaste un paio di grosse che ci diciamo subito, così almeno, come dire, dal culturale arriviamo subito anche alle problematiche. Ne sono rimaste due in sospeso che riguardano la presenza degli insegnanti di religione nella commissione d'esami, il presidente interno alla commissione, soprattutto nel caso in cui non vi riguarda, però vi riguarda, vi riguarda l'interpretazione, nel caso in cui il dirigente scolastico che è presidente della commissione della scuola, quindi che dirige, aggiungerò poi una parola su questo, ha una reggenza o ha un impedimento, o in qualche caso è stato rivendicato in altre regioni, ad esempio in Lombardia no, nel Veneto non credo nemmeno, in altre regioni nel quale i dirigenti anche del primo ciclo andavano a fare gli esami nella scuola secondaria di secondo grado. Quindi in quel caso, ed è previsto dal decreto 62, è scritto che il dirigente scolastico individua un collaboratore all'interno del 10% del suo staff previsto, non c'è scritto nella legge, però è l'interpretazione dello staff che indica a norma sempre della 107. Il decreto ha aggiunto un aspetto, nel passaggio al CSP ha aggiunto un aspetto a quanto sta scritto nella norma. La norma era molto più, come dire, ampia, no? Diceva il dirigente delega un suo collaboratore, non diceva in quale scuola, secondo me rimane, cioè nel senso che un dirigente che ha una scuola in reggenza e decide che la scuola in reggenza ha una criticità per cui è meglio che sia a fare il presidente della scuola in reggenza e delega un docente nella sua scuola di titolarità, che può fare, perché la legge non dice in quale delle due scuole deve delegare, però l'aggiunta nel decreto ministeriale, quindi nel 741, si è aggiunto che deve essere di scuola secondaria, deve essere di scuola secondaria, quindi deve essere abilitato alla scuola secondaria. Quindi secondo il 741 questa delega può essere fatta ma a un docente della scuola media, tanto per intenderci. Non è scritto nella norma e neanche nel 741, do un po' già di risposta alle cose che mi sono arrivate come richieste. Non è scritto che sia che questo docente, se faccia o non faccia parte della commissione, nella legge non c'è e non c'è neanche nel 741. Nella nota che vi arriverà troverete che invece è un po' più ristretta questa cosa, ma è legata appunto al fatto che per vincolare in qualche modo i dirigenti scolastici delle scuole statali, in questo caso che andavano a fare gli esami nella scuola secondaria di secondo grado, sono stati introdotti dei vincoli in cui c'è scritto devono essere abilitati, devono aver fatto esperienza precedente, aver avuto precedenti esperienze come presidente di commissione, eccetera. Però questo sta chiaramente in una nota, in una circolare che nella gerarchia, adesso faccio riferimento nella gerarchia delle fonti, è, come dire, un'indicazione aggiuntiva. Per quanto vi riguarda, una delle domande chiaramente che mi sono arrivate sono, siccome in molti casi i coordinatori didattici, facente il riferimento, diciamo il parallelo col dirigente scolastico, insegnano, quindi è chiaro che molte volte fanno parte della commissione.
ma siccome appunto nella legge non è scritto che debba essere, non debba fare parte della commissione, questa cosa è possibile che sia fatta, perché funziona come il docente delegato dal dirigente che può far parte della commissione. Peraltro in questa nota che arriverà sarà scritto che è possibile farlo se non ci sono altre soluzioni, quindi voglio dire, quindi, no, quindi è chiaro che nel vostro caso immagino che in molte situazioni non sia pensabile. Tra l'altro da un punto di vista anche come dire, della parità di trattamento, ragioniamo su questo aspetto, il fatto che il coordinatore didattico, scusate, uso la parola dirigente scolastico o docente perché così almeno, se no, comunque il coordinatore didattico faccia parte di una sottocommissione di una terza, perché noi abbiamo la commissione di tutte le terze e poi ci sono le sottocommissioni. Ma come funzionava prima, per cui prima c'erano le sottocommissioni con un vicepresidente e le commissioni a livello quantitativo e numerico, così come gli scrutini, sono diverse, perché cambiano a seconda che ci sia l'insegnante di sostegno, piuttosto che l'assegnazione della cattedra di lettere sia unitaria oppure separata. È chiaro che non è questo che determina una differenza a quello che noi abbiamo continuato a chiamare scrutinio negli esami di terza media. In realtà noi non facciamo degli scrutini al termine degli esami, ma predisponiamo gli atti e le valutazioni finali per proporle alla commissione, perché quella che chiamiamo solitamente ratifica finale è chiaramente quella l'ambito della delibera, e quindi la commissione a quel punto si ricompone nella sua totalità e non e ritornano tutte le sottocommissioni all'interno di un'unica commissione. Quindi questa è, vi dico subito qual è la logica dell'aver scelto di tenere come presidente di commissione il dirigente scolastico della stessa scuola, quindi avere un presidente cosiddetto interno, e nasceva proprio dalle esperienze, anche se volete personali, ma anche di molti dirigenti scolastici, che nel momento finale del percorso scolastico della terza media si ritrovavano a dover gestire il mese di giugno, vi assicuro che era veramente il mese più infernale di tutto l'anno, ce n'erano più infernale degli altri, perché significava per chi aveva un istituto comprensivo dover continuare a gestire la scuola dell'infanzia che finiva il 30 di giugno, la scuola primaria che comunque era il periodo più interessante da un punto di vista della valutazione, del lavoro finale, della riprogettazione, quindi doverli in qualche modo abbandonare a se stessi. A fare salti mortali per riuscire a mettere insieme gli orari dell'altra scuola dove andare a fare il presidente, la propria scuola media affidata a un presidente esterno, che il più delle volte, per quanto riguardava la scuola statale ma anche la scuola paritaria, erano docenti che non avevano gli esami e che in molti casi, come dire, in molti casi si rimettevano in discussione quelle scelte che vedremo, sono scelte collegiali e che riguardano il sistema di valutazione che quella scuola ha definito all'interno di proprie progettualità, e che quindi in qualche modo in quella fase finale, che era quella conclusiva di un percorso dei ragazzi, ma conclusiva di un percorso anche progettuale, diventava in qualche modo a rischio. Lo metto a rischio tra virgolette, ma a me è capitato moltissime volte di ritornare poi a scuola e trovare delle situazioni in cui addirittura i conflitti che magari si erano superati nei consigli di classe all'interno del collegio riesplodevano, perché in qualche modo erano emersi aspetti differenti, magari gestiti in modo diverso da chi era in quel momento e non conosceva la situazione. Io adesso faccio l'esempio mio, come presidente di commissione nella scuola X rispetto alla mia scuola Y andavo a fare un po' il notaio. Poi vabbè, io ero una che molto curiosa, molto rompiscatole, magari qualcuno poteva anche dire, quindi andavo anche a leggermi un po' di temi, cercavo di capire perché mi interessava anche confrontarmi, cercavo di equilibrare il lavoro che facevo, era equilibravo tra le terze, le valutazioni finali, in modo tale che non ci fossero differenze. Io lo facevo nell'altra scuola,
spesso nella mia qualcuno faccia il presidente non le faceva. Quindi diciamo che la scelta è stata questa. Vi dico anche che qualcuno ha fatto fatica, lo dico perché sono molto credo, spero di essere come dire, di darvi anche le motivazioni. Qualcuno ha sottolineato, ma anche alle scuole paritarie il coordinatore interno ha messo, come dire, un po' dicendo sì, però anche le scuole paritarie, certo anche le scuole paritarie, perché le scuole sono le scuole paritarie hanno comunque un riconoscimento di status, e quando parliamo di scuole paritarie del primo ciclo, e lo sottolineo, paritarie del primo ciclo, abbiamo di fronte molto spesso delle eccellenze. A me è capitato di andare a fare il presidente in scuole paritarie e come dire, no, ciò che ho trovato non era un problema di vigilanza, di controllo, ma era un problema proprio di condivisione del progetto. Quindi questa cosa secondo me sta è una scelta che, come potete sentire, mi convince parecchio. Quindi non so se già ho risposto alle domande che so che qualcuno mi aveva chiesto, ma il coordinatore sta all'interno della commissione, quindi sì, non c'è bisogno di delegare qualcun altro che faccia il presidente, a meno che a livello di singola scuola, di singolo istituto, questa cosa possa rendere più semplice l'organizzazione degli esami. Cioè, voglio dire, se il coordinatore ha 3/3, adesso faccio un esempio che magari non esiste, però ha 2/3, e l'essere presente in contemporanea nelle classi in cui insegna e anche nelle altre terze che magari ci sono, cosa che può anche non essere, perché può essere delegato, come vi dicevo, il vicepresidente della commissione, ma se questo rende difficile l'organizzazione, può anche essere delegato un presidente che non ha le terze. Ma questo, come dire, è una scelta interna all'istituto. Nell'ambito invece della l'altra questione che vi dicevo arriverà con la nota, è la presenza degli insegnanti di religione all'interno della commissione. In questo caso la cosa è andata in modo un pochino meno lineare, ma su questo non faccio un excursus, come dire, filologico, nel momento in cui chiaramente questa cosa, per come è scritta, è diventata reale, non c'è mai stato nessun problema da un punto di vista ideologico della presenza degli insegnanti di religione. Era solamente perché nel testo unico, e questo è rimasto come articolo, l'articolo 307, vado a memoria proprio per sbagliarmi, recitava che a norma del concordato la valutazione degli esami, nella valutazione degli esami l'insegnante di religione si esprimesse con la nota con la nota a parte. Quindi questa problematica della presenza è rimasta, vi riguarderà poco immagino, però chiaramente nelle scuole statali quello che in quest'anno in particolare, perché il decreto è uscito in corso d'opera, quindi le assegnazioni delle classi erano già state fatte, ci saranno parecchi problemi a livello organizzativo, perché avendo un insegnante di religione un'ora, se per caso capita che ha tutte le classi, ha tutte le terze, significa finire altro che al 30 di giugno, considerando che ci devono stare a quel punto anche gli insegnanti dell'alternativa, insomma, diciamo che la situazione per quest'anno, poi è chiaro che sapendolo l'anno prossimo, se fossi a scuola, assegnerei le classi di religione dell'alternativa in funzione degli esami, in terza media in funzione degli esami successivi. Allora, andiamo avanti. Questo, vabbè, è chiaramente un ricordo del perché stiamo valutando, e come vi dicevo prima, l'idea fondamentale del principio che sta in delega è quella di riconnettere la valutazione all'oggetto, alla finalità che è previsto dalle indicazioni nazionali. Nelle indicazioni nazionali la valutazione si disegna in questo modo, nel senso che rientra nella funzione docente, nella dimensione individuale e collegiale, queste due parole poi le ritroviamo pari pari nel decreto, perché c'è una indicazione di scelte da un punto di vista collegiali ed una responsabilità individuale nel seguire comunque quelle che sono le scelte a livello collegiale.
con l'idea che la responsabilità della valutazione, la cura della documentazione e la scelta degli strumenti sia appunto abbia questi due livelli, quella collegiale e quella individuale, all'interno dei criteri che sono deliberati dagli organi collegiali, e questo è pari pari ripreso anche nel decreto 62. Con l'idea che dicevamo prima, che la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, in una logica anche di autovalutazione ripresa sempre dal 62, con una funzione preeminentemente formativa. È chiaro che nell'ambito dell'esame questa funzione formativa viene superata da un altro tipo di accertamento, che invece sta nella valutazione, chiamiamola sommativa, chiamiamola certificativa. Un rapido cenno alle funzioni della valutazione, perché questo poi ci serve per ragionare anche sulle modalità di svolgimento degli esami. La valutazione ha chiaramente una funzione di autoregolazione rispetto all'attività didattica, quella appunto con scopo formativo, di raccolta di informazioni, l'ingresso in itinere e anche sui punti di arrivo, quindi sulla definizione dei punti di arrivo dei nostri percorsi, e quindi di diversificazione dei percorsi formativi. Adesso potremmo parlare anche più che di diversificazione dei percorsi, di un percorso che tenga conto di diversi approcci, però diciamo che questo è un po' l'idea del come gli allievi stanno cambiando. Quell'altra, quella che riguarda più propriamente gli esami, è di certificazione sugli esiti, quindi ragioniamo in merito all'accertamento dei risultati, alla valutazione dei progressi che sono stati compiuti, sia in relazione agli aspetti, ai processi cognitivi, ma anche a quelli del comportamento. Ha come risultato la promozione e la bocciatura, e quindi come gli allievi sono cambiati. Poi ne ha un'altra di funzione la valutazione, quella che spesso, come magari faccio riferimento alle esperienze chiaramente che mi arrivano, è più difficile da gestire, che è quella di comunicazione, della funzione della valutazione nell'ambito della comunicazione, sia, qui dovrei ribaltare, sia in relazione agli alunni, che sono i primi a dover essere informati non tanto soltanto del voto che hanno preso, ma di che cosa ci si aspettava da loro, qual è il risultato della loro prova o del loro percorso in quel momento, quali sono i punti di arrivo invece che dovrebbero in qualche modo modificare, rispetto ai genitori ma anche rispetto agli altri insegnanti che sono del consiglio di classe, che quindi riguardano l'ambito della classe, ma anche ad esempio gli insegnanti che vengono dopo, e quindi con una funzione che è anche di tipo orientativo di passaggio rispetto alle informazioni, non tanto sul singolo alunno, ma su quello che è stato il percorso effettuato. Quindi con una funzione anche di documentazione, di coinvolgimento e di partecipazione. Quindi, come riassunto, è chiaramente il controllo dei risultati in coerenza con i traguardi dichiarati. In qualche caso i traguardi non vengono dichiarati, ma sono via via costruiti nell'ambito anche di quelli che sono i risultati acquisiti. Gli aspetti della verifica didattica e della valutazione centrata su indicatori condivisi, e questo è uno degli aspetti che ad esempio nel 62 viene rimarcato, laddove si dice che i voti vengono utilizzati, ma i voti sono un riferimento del livello di apprendimento raggiunto. Io utilizzo sempre questo termine, dico che i voti sono come se fossero delle etichette che rimandano a dei descrittori che nell'ambito delle diverse discipline, oppure anche a livello generale rispetto al comportamento, richiamano dei descrittori. Il comportamento non ce l'ha più il voto, quindi questo ci facilita, perché quando facevamo le griglie con riferimento ai voti del comportamento, a me capitava nei consigli di classe di dire agli insegnanti: ma per dare 10 dobbiamo avere un ragazzino che non esiste, perché 10 era fa i compiti, rispetta sempre le regole, è in grado di aiutare i compagni, cioè un mostro, scusate, da un punto di vista. Non avere più la necessità di dare un voto in comportamento significa poter ad esempio miscelare
questi descrittori e riferimenti ai diversi aspetti del comportamento, e non solo della, non della condotta, ma del comportamento, e restituirli per quelle che sono, perché un ragazzino può essere rispettare sempre le regole, ma magari rispetta le regole di comportamento in classe, ma magari non è così puntuale nella consegna dei compiti, piuttosto che rispetta le regole ma non è così solidale con i compagni. Quindi poterlo dire differenziando gli aspetti diventa un modo per restituire in modo un pochino più vero quelli che sono i comportamenti dei ragazzi. Quindi con la funzione anche della comunicazione rispetto a un miglioramento continuo, tenendo sempre presente questa cosa che prima accennavo della differenza tra misurare e valutare, che spesso ci diciamo in tutti i corsi di aggiornamento viene ripetuta questa cosa, ma che verificare è una cosa, vuol dire accertare appunto in che misura sono stati raggiunti i risultati, e valutare significa invece attribuire un giudizio di valore, utilizzando sempre a livello etimologico la parola valutazione, che significa appunto dare valore. Questo era quello che c'è stato per un po' di tempo sul sito del MIUR, nella pagina della valutazione, con questi due riferimenti che sembrano uno l'opposto dell'altro, e noi invece dovremmo riuscire a tenerli insieme. Solo ciò che è misurabile è migliorabile, e non tutto ciò che può essere contato conta, non tutto ciò che conta può essere contato. Quindi tenendo insieme questi due aspetti, perché sappiamo ormai da tempo che la valutazione oggettiva è un mito non realizzabile, cioè ciò che noi possiamo fare è, come diceva Benson, avere molta attenzione nel focus che noi mettiamo su ciò che vogliamo osservare. Questo è l'obiettivo, ponendo attenzione e definendo e descrivendo molto bene qual è il punto di osservazione di quel momento, ma sapendo ed essendo consapevoli che tutto il resto gira in un ambito che invece non è oggettivo, non è. Questo lo saltiamo, però ve lo lascio. Allora, nel 62, vi ho detto, le cose che richiamavo prima, le ho richiamate perché nel 62 le ritroviamo, anche se scritte chiaramente con un linguaggio che è di tipo normativo. Innanzitutto l'idea che ci sia, che la valutazione ha per oggetto il processo da una parte, quindi come si è arrivati ai risultati, quindi della valutazione formativa, e i risultati di apprendimento degli alunni, gli manca degli alunni eccetera, non c'è, perché non ci mancano i puntini. All'interno chiaramente della finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti, documenta, vedete l'idea della documentazione, lo sviluppo dell'identità personale, e promuove l'autovalutazione di ciascuno, quindi con l'idea di una valutazione a tutto tondo, che non è solamente accertamento dei risultati. Adesso non abbiamo tempo, ma se facessimo un confronto tra il 122, tra il 122 e il 62, in apparenza potrebbe sembrare quasi uguale, in realtà i termini e i riferimenti sono molto diverse e pongono l'accento appunto su aspetti che presuppongono una valutazione di tipo formativo, autovalutativo. E l'altro aspetto che viene sottolineato è appunto il fatto che sta scritto appunto nella legge, ma anche nella circolare, che è importante rispetto a quell'idea collegiale di definizione dei criteri e poi responsabilità anche individuale, che il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra la valutazione in decimi e diversi livelli di apprendimento, ad esempio appunto definendo gli descrittori, rubriche di valutazione eccetera. Quindi con l'idea che sia il collegio docenti nelle sue articolazioni anche chiaramente di disciplina, piuttosto che di orizzontalità nell'ambito delle classi eccetera, a farsi carico di definire quali sono i criteri all'interno dei quali poi i singoli insegnanti debbano rapportarsi e riferirsi. Quindi l'idea che ci sia una valutazione di tipo collegiale gestita poi per ogni singolo alunno dei docenti del consiglio di classe con titolari per quanto riguarda chiaramente la scuola primaria. Questa cosa l'abbiamo già detta.
Nel primo ciclo la valutazione del comportamento, dicevo prima, ci consente di essere meno rigidi rispetto all'utilizzo di un voto e soprattutto ci consente di fare riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. È stato richiamato nel 62 il fatto che cittadinanza e Costituzione, inserito nella legge 169, non come una disciplina a parte, ma come una attività in ambito che può essere gestito a livello trasversale, può fare riferimento all'area di storico-geografica, però potrebbe ad esempio essere prevista anche nell'ambito di progetti ad hoc molto specifici che riguardano invece attività differenti, debba comunque essere considerata sia nell'ambito della valutazione degli apprendimenti, ma soprattutto nell'ambito dei colloqui orali dell'esame. Non significa che c'è l'interrogazione chiaramente di cittadinanza e Costituzione, ma significa che quell'aspetto è un aspetto trasversale che va comunque tenuto in considerazione. Fin qua avete delle cose che vi sembrano non chiare, che ho fatto troppo velocemente, vi ritrovate, non ditemi, vado avanti. Se avete qualcosa comunque interrompetemi, tanto come dire abbiamo tempo e possiamo anche fare una cosa più di confronto. Allora, certificazione delle competenze è trattata nel decreto, chiaramente, poi disciplinata nel decreto 62, poi disciplinata dal decreto 742, che introduce anche i modelli nazionali. I modelli nazionali della certificazione delle competenze sono previsti da diversi anni, diciamo così, e in genere le scuole li hanno costruiti in modo autonomo, però è sempre stato previsto che ci fossero dei modelli nazionali, addirittura dal 275, dalla legge sull'autonomia, che prevedeva comunque che lo Stato in qualche modo certificasse. Non diceva che ci volevano dei modelli nazionali, però diciamo il senso era quello. Diceva che peraltro è stato mantenuto il fatto che invece le pagelle, chiamiamole così, documenti di valutazione, siano costruiti dalle scuole in modo autonomo. Quindi per essere molto chiaro, non ci sono modelli nazionali delle pagelle, le pagelle possono essere, grazie, possono essere elaborati e rielaborati dalle scuole, chiaramente devono fare riferimento alla norma, per cui ci devono essere le discipline, la valutazione delle discipline, ma la modalità con cui sono fatte possono essere chiaramente gestite. Devono essere chiaramente la valutazione del comportamento, così come abbiamo visto, ci deve essere il giudizio descrittivo globale, ma dove è, dove posto, eccetera, è una decisione della scuola. Possono essere aggiunte, la domanda in qualche caso è, possono essere aggiunte valutazioni di progetti trasversali, di attività specifiche, opzionali, eccetera. Sì, se la scuola decide nell'ambito del suo progetto d'istituto che quelli sono pezzi che poi di lavoro e di attività che poi debbono essere riscontrati in qualche modo anche con una valutazione, sì, questi devono essere valutati con i voti oppure no, anche questa è una decisione delle scuole, perché chiaramente è questo l'ambito. Mentre per quanto riguarda la certificazione delle competenze, il modello è nazionale e siamo arrivati a questo modello nazionale, magari qualche scuola, qualche vostra scuola lo ha partecipato, dopo la sperimentazione triennale che è stata fatta, infatti, che è stata fatta appunto proposta dal Comitato per le Indicazioni Nazionali. Una sperimentazione che ha proposto un modello che è stato rivisto il secondo anno e che è stato rivisto successivamente ancora sulla base proprio delle restituzioni che sono state fatte da parte delle scuole. Il modello è un modello che tiene insieme, che parte dalle competenze di cittadinanza di tipo europeo e che poi pone e inserisce dei descrittori. Poi vediamo un po' anche la differenza tra questo e la scheda di valutazione. Subito un chiarimento rispetto agli studenti con disabilità: il modello nazionale
può essere accompagnato, se necessario, da una nota esplicativa che chiaramente mette in rapporto gli enunciati che stanno sul modello nazionale rispetto al PEI, quindi al percorso individualizzato del singolo alunno, perché è chiaro che fanno riferimento, che possono fare riferimento, chiaramente dipende dal tipo di disabilità, se un ragazzino è in carrozzina meno orientato, il suo modello di certificazione di competenze sarà quello degli altri, diverso se ha altri tipi di disabilità. Quindi può essere non tanto modificato nel suo schema, ma può essere adattato per quanto riguarda i descrittori e i riferimenti che devono essere utilizzati. Anche qui faccio subito un chiarimento, che mi sembra sia una delle domande che erano arrivate, cioè il modello di valutazione di certificazione delle competenze è quello nazionale che è allegato al decreto 742 ed è compilato dagli insegnanti e firmato dal coordinatore didattico, dal dirigente scolastico, mentre la parte, diciamo, la sezione degli invalsi, le prove sono già state fatte, mi sembra senza morti e feriti, qualche disperso che però è stato in qualche modo recuperato, almeno c'era Roberto Ricci che mi aggiornava in tempo reale rispetto a quante prove quel giorno sono state fatte e quali risultati sono, quindi devo dire che c'è stato un impegno profuso veramente ampio. So che invece oggi, per chi è alla primaria, ci sono stati dei problemi sul scaricamento del file audio per inglese. L'ho seguita un po' in diretta e poi hanno mandato un link dove scaricare direttamente perché c'è stato un... Diciamo che è stato un po' sottovalutato in questo caso il fatto che tutti fossero attaccati nello stesso momento, mentre per la scuola media, diciamo... Sì, però diciamo... Sì, all'inizio... Però era un problema... Allora, chi ha avuto quel problema, segnalandolo, ed è stato consentito di rifarlo, di farlo rifare. Noi l'abbiamo segnalato e non hanno detto di rifarlo, siccome il bollino è diventato verde, ce la facciamo andare bene così. Io so che... Allora, il discorso è che chi l'ha segnalato, perché io l'avevo segnalato, me era stato segnalato, quindi l'avevo sollecitato, e chi aveva segnalato è stato concesso di rifarlo. Concesso, nel senso che era un errore, quindi. Allora, teniamo conto, questo per carità è il primo anno ed era una prova. Non dire quella dei ragazzi, ma la prova, diciamo, a livello nazionale da far fermare le vene polsi, perché riguardavano 2 milioni di studenti, 2 milioni e mezzo di studenti, 2 milioni e 8 anzi, su 3 prove, computer based, quindi anche tenendo conto del nostro sistema. No, ma io sto dicendo che per cui figuriamoci, si può solo migliorare, questo volevo dire. No? Cioè, nel senso che siccome ci sono stati un po' di problemi, ma io appunto vi ho detto prima bicchiere mezzo pieno, però ero molto, come dire, su questo ero un po' più pessimista, perché considerando come spesso accade anche soltanto entrare in SIDI quando sono le 10 del mattino, in realtà è andata meglio di tante altre cose, dopodiché si può solo migliorare e chiaramente con l'esperienza di quest'anno molte cose probabilmente... L'importante è che non passi l'idea che è andato tutto bene. No, certo. Cioè, che sia chiaro. È andato, diciamo che è andato per la mole di attività, per l'idea, per, insomma, averlo fatto, eccetera, è andato, usiamo così, è andato meglio di quanto ci si aspettava. Sì, infatti. No, adesso non so chi c'era negli incontri che sono, non so chi ci fosse negli incontri che sono stati fatti a livello regionale, io qui ero a Treviso e Roberto Ricci, quelli erano i primi incontri, tra l'altro, quindi poi mandando avanti anche sulla base delle domande ha trovato altre risposte,
diciamo che la prefigurazione di tutto il sistema è stato veramente, come dire, importante, usiamo una parola titanico, una parola così, e quindi considerando anche che il Vassi non ha, può contare su forze così, so che ad esempio in alcuni territori, quelli ad esempio i territori terremotati, sono anche in giro proprio coloro con un pulmino, portando i computer, portando quella, cioè, quindi voglio dire adesso poi chiaramente ci sono stati problemi. Ecco, il fatto della restituzione ai singoli studenti, questo potrebbe magari in qualche parte essere ufficiale, certo, però questo chiaramente poi sta anche nella vostra, nella mediazione, considerando che però quella certificazione non ha una non ha nessun tipo di riscontro e ricaduta da un punto di vista valutativo, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare, cioè nel senso che le prove in base sono un requisito per l'accesso all'esame, ma averle fatte è un requisito, non il risultato. E quindi anche l'idea di restituire le prove con una sezione che è firmata dall'Invalsi, che quindi in qualche modo è responsabilità delle prove, loro si prendono la responsabilità di certificare, di attestare, anzi neanche di certificare. Scusate se ogni tanto faccio questi riferimenti ai termini, ma sono importanti perché noi anche la certificazione delle competenze nel nostro modello, noi lo utilizziamo se volete anche in modo improprio. Perché quando parliamo di certificazione, quando facciamo comunque delle prove che hanno degli standard, che hanno dei riferimenti nazionali, che qualcuno in qualche modo li certifica, perché siamo certificazione delle lingue, insomma sappiamo benissimo come viene fatta. Noi quando certifichiamo le competenze in realtà non abbiamo degli standard, abbiamo dei riferimenti comuni, chiaramente basati poi su delle osservazioni che possono essere più o meno costruite nel tempo, che riguardano chiaramente... non riguardano più, io dico per fortuna, l'esame. Vi ricordate il modello precedentemente? La certificazione delle competenze era un po' un ibrido che teneva dentro il percorso fatto dallo studente, e poi c'era quella aggiunta in fondo che diceva anche durante l'esame, quindi c'era la firma congiunta del presidente d'esame e del dirigente scolastico. Io come presidente e come dirigente, quindi le due vesti, siccome il modello non c'era nazionale, un po' di scuole l'avevamo un po' modificato, dicendo io da dirigente mi prendo la responsabilità di firmare la parte che riguarda il percorso, dopodiché la parte sotto che riguarda l'esame lo firma solo il presidente. Però adesso la scelta, chiaramente essendo presidente interno, non essendo più la certificazione collegata all'esame, perché la certificazione viene compilata nell'ultimo consiglio di classe allo scrutinio, poi le scuole decidono nell'ambito della propria, del proprio piano delle attività quando inserirla, però non è connessa all'esame. L'Invalsi restituirà la parte, diciamo, che riguarda le prove nazionali sulla base di un quadro di riferimento che adesso è pubblicato sul sito dell'Invalsi, con degli indicatori, con la descrizione di indicatori, con la descrizione di livelli di apprendimento che chiaramente saranno sempre in positivo, andranno dall'1 al 6 ma saranno sempre in positivo. Quindi quello che può succedere per chi in inglese ad esempio ha avuto difficoltà con l'audio può essere che magari il risultato non sia connesso alle sue reali capacità, però appunto non avendo un riferimento, il significato è in quella prova fatta con quelle modalità il tuo livello è questo raggiunto in quella prova, non significa che il tuo livello in assoluto, tant'è che ribadisco non è una certificazione, uno perché avrebbe bisogno di altre tipologie di prove, no? Quindi qua se parliamo solo di comprensione e di ascolto, mentre ci sarebbe anche lo scritto, ma la certificazione è un'altra cosa. Però abbiamo degli elementi, abbiamo dei riferimenti che possono comunque essere utili anche per gli studenti. Non sono utilizzabili al momento, ma non credo, insomma, deve essere scritto in una legge, per la scuola secondaria di secondo grado. Non va legata alla pagella, va consegnata ai genitori. Consegnata ai genitori. Non alla scuola. No. Ma tra l'altro,
Allora, tra l'altro, neanche le pagelle voi consegnate alla scuola secondaria e secondo grado, perché anche le pagelle, come dire, in genere servono alla scuola secondaria e secondo grado se ad esempio si fa la richiesta di borsa di studio, piuttosto che di... Quello che va consegnato è il diploma, il certificato di diploma, questo da un punto di vista formale. Poi ci sono scuole, non so, io parlo del territorio milanese, che conosco meglio, alcuni licei che per poter che hanno dei criteri di accesso per cui chiedono addirittura a febbraio la pagella dell'anno precedente, però qui entriamo in un altro ambito sul quale non mi esprimo. Quindi è chiaro questo discorso della certificazione delle competenze? Arriverà quindi direttamente dall'Invalsi con la firma di Paolo Mazzoli il risultato, diciamo, delle tre prove che sono state espletate. Non fanno forma. Ci comunicheranno con che forma arriverà questo. In che senso? No, c'è il modello già, eh? C'è già il modello. Sì, adesso anzi, guarda. Aspettate, andiamo avanti, poi su questo magari sono tutte. Ecco. Questa qui è il modello di quella della scuola primaria, che chiaramente alla fine della no, quinta. Parlava di Invalsi. Sì, adesso ci arriviamo. Questo è il modello nostro. E queste sono le sezioni degli Invalsi, che nel decreto sono bianche, vi spiego anche perché, come dicevo prima c'è un problema di cambio poi delle norme, quindi la scelta è stata quella di non mettere un modello compilato, per così dire, all'interno del decreto, perché altrimenti sarebbe rimasto quello per i prossimi, finché non ci fosse stata un'altra norma a modificarlo. Quindi la scelta è stata quella di mettere dei modelli come riferimento, bianchi, in modo tale che l'Invalsi poi possa descrivere, vedete lì non si vede tanto bene, ma c'è scritto descrizione del livello, c'è la descrizione riportata del livello, il campo è progettato qual è il livello raggiunto, sia di italiano che di matematica che delle lingue, con la separazione tra ascolto e lettura. La descrizione dovrebbe essere, ho chiesto a Paolo Mazzoli nei giorni scorsi, quindi mi ha detto che dovrebbe già essere pubblicata sul sito, se non è ora... Lo dovrebbero fare ogni anno, perché chiaramente le scuole è importante, cioè quest'anno diciamo che stiamo facendo tutto un po' in itinere, ma i riferimenti degli Invalsi, quindi i livelli, dovrebbero essere conosciuti chiaramente dalle scuole prima, perché è chiaro che, ma non perché, come dire, guidiamo i ragazzi, ma perché diventano un riferimento importante anche per le scuole, perché significa che in qualche modo descrivono qual è poi l'attesa, quello che dicevamo prima, no? I criteri sulla base dei quali poi saranno valutate le prove. E quindi diventano quello che, come io penso da tanto tempo, molti non so tutto io chiaramente, ma che mi convince moltissimo, e cioè il fatto che a seconda di come io decido di fare la valutazione di quelli che sono i criteri, a ritroso poi progetto e lavoro in modo tale non tanto da far raggiungere quei risultati, ma in relazione a quelli che sono gli aspetti che devo considerare. Le indicazioni nazionali funzionano così, ci descrivono i traguardi delle competenze e gli obiettivi, e poi a ritroso è la scuola che decide quali sono i percorsi, quali sono i contenuti, quali sono le modalità. Prego. Scusi, prima di venire ho chiesto alla stessa crisi per caso erano comparsi appunto i risultati che mi stavano attendendo degli Invalsi. E non erano ancora arrivati, giusto? Che cosa? I risultati degli Invalsi arrivano. No, l'abbiamo appena finita, adesso va bene che sono diventati velocissimi. Arriveranno. Dunque, aspettate che ve lo dico, perché me l'ha scritto, così vi do anche qualche. Visto che ci siamo, vi do anche delle. Allora, un attimo solo che. Allora, dunque dovrebbero essere scaricabili da SIDI tra il 20 e il 30 giugno. Tra il 20 e il 30 giugno, scaricabili da SIDI, saranno gli Invalsi, chiaramente li metterà saranno scaricabili da SIDI tra il 20 e il 30 giugno.
Tra l'altro, scusate, adesso la scelta non so se è legata a tempi tecnici, però il fatto che sia tra il 20 e il 30 giugno non è così male, perché significa che in qualche modo è proprio chiaro il concetto che non hanno nulla a che vedere con la valutazione, quindi mi sembra una scelta. Quindi è chiaro che, scusatemi per concludere questo ragionamento, è chiaro che la certificazione delle competenze, diciamo la parte vostra, quella della scuola, siccome è unita alla restituzione degli invalsi, sarà data con i documenti alla fine. Quindi quando a noi arrivano i risultati ci saranno anche gli iscrittori da inserire all'interno? No, arriva già completo. Arriva, scusatemi, arriva già completo e compilato. Cioè vi arriva già tutto, voi scaricate il singolo alunno, scaricate, c'è già. Ci sono ricordati tutti gli iscrittori che saranno uguali per tutti e il livello a cui è giunto. Ma questo... pensavo ci fosse una lista, che ci fossero gli iscrittori a parte e No, sarebbe stato assurdo. Arriva, no, altrimenti tutta sta roba del computer base finirebbe in un bicchiere d'acqua. No, arriva già tutto compilato, completo, sul singolo alunno. Questo per quanto riguarda chiaramente la certificazione. Poi arriveranno comunque, a questo punto non so se già a fine giugno, a luglio, di solito l'invalsi dà una prima restituzione dei risultati alla terza media, in generale, sulle classi campione, poi vengono restituiti alla singola scuola i risultati delle classi, in modo tale che si possano poi fare i ragionamenti, non tanto da un punto di vista della valutazione del singolo studente, ma della valutazione dei risultati della scuola. Quindi non so se già lì ci saranno anche i risultati della scuola, ma comunque a settembre ce li abbiamo per fare la riprogettazione delle attività come ragionamento sulla scuola. Questo passaggio, questa cosa è abbastanza chiara? Prego. Perché è bene che una famiglia o un ragazzo sappiano esattamente con che tipo di valutazione sono presentate all'esame, pagella e anche certificazione della. Allora, arriviamo a quello. Vabbè, non lo seguo più tanto, se dai poi ci torniamo. No, ci torno. No, ci torno solamente se, per vedere se insomma ci siamo dimenticati qualcosa. Allora, domanda molto interessante, però deve tenere conto di un aspetto. Allora, l'ammissione all'esame, come abbiamo visto, è data da un voto. Quel voto, per arrivare a quel voto però, è chiaro che il collegio dei docenti dovrà aver definito dei criteri sulla base dei quali produrre quel voto, che non potrà essere la media dei voti, tantomeno la media del secondo quadrimestre, ma neanche, voglio dire, ma che dovrà essere chiaramente bilanciato rispetto ad aspetti che riguardano il progetto, tra l'altro, della scuola, no? Quindi potranno esserci, e del singolo alunno anche, no? Anche per la media, non solo la media, ma... Potrebbe esserci una parte della media, però, voglio dire, tenendo conto chiaramente di quelle che sono le priorità. Ad esempio, se i voti sono stati utilizzati come etichette, come dicevo prima, che quindi fanno riferimento a dei risultati, a degli esiti compositi, degli apprendimenti, potrebbero avere un suo peso. Un peso potrebbe avere il comportamento, un peso potrebbe avere il percorso del singolo alunno, un ragazzino che è partito da 5, uso i voti così ci capiamo, vedete poi, un ragazzino che è partito da qui, da 5 ed è arrivato ad 8, ha fatto un percorso che è sicuramente diverso da quello che magari è partito da 6 e si è fermato a 6. No, adesso per fare degli esempi, piuttosto che un ragazzino che è in una situazione complessa o che magari nell'ultimo anno ha avuto problemi di vario tipo, familiari piuttosto che di rapporti, piuttosto che sappiamo cosa succede ai ragazzi, e che quindi potrebbe essere in qualche modo pesato dal consiglio di classe per premiarlo, oppure per dire no, va bene, tu avresti la media più alta, ma in realtà, considerando che quel voto è un voto importante perché pesa il 50%, questa è una cosa che ci siamo sempre detti, scusate che se uso il noi, ma siccome è un aspetto che abbiamo sempre discusso, cioè il fatto che il voto di ammissione negli esami precedenti valesse un settimo,
e che quindi in qualche modo veniva assolutamente annegato dai risultati delle prove e anche dai risultati delle prove invalsi, che peraltro era un voto che metteva insieme due valutazioni con qualche effetto molto interessante, se posso dire, eh? Cioè io ad esempio, scusate, io ad esempio ero sempre molto incuriosita quando andavo a fare gli esami dall'altra parte, quindi non conoscevo bene i ragazzini, delle reazioni degli insegnanti quando vedevano i risultati delle prove invalsi, per cui i ragazzini bravi, quelli giudicati, che sulle prove invalsi o italiano matematica c'era qualcosa sempre che non andava bene, che gli rovinava la media, tra virgolette, e altri che invece erano valutati e giudicati delle, insomma, problematici, diciamo così, quelli che dovrebbero andare a zappare secondo il famoso film, che invece sulle prove invalsi, proprio perché la risposta è che proprio perché veniva utilizzata una modalità di verifica diversa da quella degli insegnanti, a volte molto convergente, al di là del fatto che diciamo che i ragazzi devono essere divergenti, molto convergente rispetto al proprio modo d'essere, venivano stupiti dal fatto che magari nelle prove invalsi andassero meglio di quegli altri. Vabbè, adesso non c'è più la prova in base, però è interessante comunque poi vedere qual è il risultato. Non influisce sugli esami e questo ci sta bene, perché proprio per separare anche l'idea della valutazione degli insegnanti di quella classe da quella che invece è una prova, in quel caso possiamo dire oggettiva, ma non tanto perché sia oggettiva in sé, ma perché è fatta per tutti uguale ed è corretta da qualcuno che è esterno rispetto a chi la somministra. Quindi questa è l'oggettività della prova. Quindi il fatto che, ad esempio, questo vale il 50%, quindi arrivare a definire quel 50% secondo me è un'operazione che i colleghi devono fare in modo molto attento, stabilendo proprio quali sono i criteri, quali sono i pesi, in generale, ma anche lasciandosi poi degli spazi, scusate, questo è una cosa che mi viene proprio da dire e io lo farei, lasciandosi poi anche degli spazi governati da chi poi presiede gli istituti, che o è il dirigente scolastico o il coordinatore didattico, che quindi ha anche una visione di tutte le classi, da lasciare anche ai consigli di classe, perché noi possiamo stabilire i criteri generali per essere uniformi rispetto chiaramente alle classi ed avere tutti gli stessi riferimenti. Però poi è chiaro che le situazioni sono differenti, in qualche modo questo va considerato. E questo è un aspetto che io considererei. Quindi va, se alla fine c'è anche un pezzo che riguarda la media, va anche bene, però ecco, teniamo conto che la media è solo un elemento, infatti il fatto di dire ad esempio che nelle prove d'esame, così adesso ci arriviamo, non si fa media tra le prove, non si fa la media se non alla fine, cioè non si fa la media ad esempio delle due, dell'articolazione delle prove, delle due sezioni della prova di lingua, è proprio per questo motivo, per dire non facciamo una media tra aspetti e cose che misurano aspetti differenti e poi facciamo un'operazione matematica che però non ci dà una sintesi, ma ci porta a qualcosa che è in qualche modo anche un po' artificioso, non so se riesco a spiegarmi. Infatti il problema dei voti, come dicevo prima, non è tanto usarli come etichette, ma è che siamo portati usando dei numeri a fare operazioni, dicevo, medie, sottrazioni, più, meno, più e meno, ad esempio se avessimo, cioè queste sono una cosa, ci manca sempre, se invece usiamo gli aggettivi ci manca sempre l'aggettivo di mezzo, quindi abbiamo sempre, ci manca il discreto, non so se vi ricordate questa storia, così mancava sempre il discreto, se ci fosse stato il discreto sarebbe mancato il più che sufficiente. Quindi per tornare alla sua domanda, come si arriva a quel voto è sicuramente una decisione che i collegi devono prendere, che secondo me possono anche non essere prese una volta per tutti, perché poi quando ci si trova a ragionare all'interno dell'ultimo scrutinio, lì magari vengono fuori anche le questioni. Ci vogliono dei criteri generali per dare a tutti un riferimento comune, soprattutto ai genitori, ricordatevi di quella funzione della valutazione che dicevo prima, per dare ai genitori comunque dei riferimenti comuni ed evitare che poi siano loro a giocare un attimo a rimpiattino, no? Però poi questo. Allora, gli altri voti invece, gli altri voti che possono essere voti netti, appunto, anche lì scritto non con decimali, perché questo sta scritto
nel decreto non può esserci 7,5 tanto per intenderci, perché abbiamo detto l'etichetta, e poi perché così a quel punto diventa possibile fare la media tra il voto di ammissione e il voto dato, la media di tutte le prove. Tutte le prove hanno un voto, italiano, matematica, adesso ragioniamo su quella della, sulla prova in lingua straniera, e il colloquio, fanno media tra di loro e poi fanno media e danno, danno il voto finale. In quel caso invece è riportato nella norma, e lì vi dicevo che in alcuni casi questa norma, il 62, è diventata un po' troppo rigida, perché è una norma primaria che dice se sono sopra o sotto il 50% va da una parte e va dall'altra. Io ad esempio personalmente questo l'avrei lasciato nella decisione dei, dei colleghi, dei consigli di classe, perché come facciamo a livello nazionale a dire che se uno ha 6,45 gli diamo 6,50, perché sarà anche così, no? Anzi, se 45 già diventerà 6,60 eccetera, quindi voglio dire, questa è una cosa un po' così, però vediamo come va. Vi dicevo, c'è il comma 184 per fare eventualmente delle correzioni. E poi secondo me poi gli insegnanti, come dire, utilizzano gli strumenti che sempre hanno per cercare anche di dare a quel voto un voto che sia adeguato a quel ragazzino, cioè adesso no, cioè, non è che, perché questo poi è l'obiettivo, no? Di una valutazione che sia conforme al risultato del ragazzino. La prova di lingua ha dato un sacco di, mi ha telefonato un sacco di persone sul fatto che debba essere un unico voto, che non debba essere la media. Allora, si è arrivati a questa scelta, vi dicevo all'inizio che all'inizio non era pensato questo decreto come, cioè ci sono state fasi alterne, voto sì, voto no, voto forse, eccetera. Quindi è chiaro che quando si è arrivato in fondo con la prova articolata nelle due lingue straniere, perché una scelta poteva essere quella di fare la lingua straniera, l'inglese, e di lasciare all'orale la seconda lingua straniera. In una fase è stato così, considerando che ci sono solo due ore, considerando che il livello è un livello A1, quindi però lì gli insegnanti, in qualche caso, io non lo so se voi, anche a voi arriva questa percezione, sembra quasi che se una materia non è una materia d'esame sia meno importante, però la risposta poteva essere: ma allora scienze che non ha la prova scritta, e nel colloquio, così lo diciamo subito, il colloquio non è un'interrogazione sulle singole discipline, quindi anche la domanda un po' capziosa che mi è arrivata: ma allora l'insegnante di religione interroga o non interroga? Come non interrogano gli altri insegnanti, cioè voglio dire, il colloquio è un colloquio che tiene insieme gli aspetti, chiameremmo interdisciplinari se questa parola non fosse diventata abusata e poco significativa ormai, però un colloquio che tenga dentro il percorso fatto, le esperienze che consenta al ragazzino di dimostrare che è in grado di muoversi anche tra le discipline. Poi se aiuta il ragazzino, se è un aiuto per lui il fatto di partire da una disciplina, di farmi esporre un aspetto, cioè, ma questo l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Le lingue, quindi, innanzitutto il tempo, che è di 4 ore complessive, può essere chiaramente giostrato in modo tale che tra la prima prova e la prima sezione e la di lingua inglese, la seconda di francese, oppure la prima di francese e la seconda di inglese, tutte queste decisioni vengono definite nella plenaria iniziale, scritte nel verbale. Qualcuno mi chiedeva: ma i documenti iniziali degli esami sono sempre quelli, registri, paggiario, a seconda di grafie usate? Allora, tenete conto anche in questo caso che la verbalizzazione degli aspetti formali degli esami, anche spesso ricopiare i giudizi, queste cose qui, sono dati dal fatto che qualcuno che ha fatto quelle, che ha strutturato quei fascicoletti, li ha strutturati in quel modo, ma noi dobbiamo sempre considerare qual è il riferimento, che ci siano i verbali della plenaria, che chiaramente registri presenti, e che tenga conto delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte durante l'esame. Per cui se ci sono ragazzini disabili, qual è, a partire da quale PEI, dal loro PEI, quali sono le prove previste, considerando che per i ragazzini disabili
tutte le prove sono equivalenti. Nel primo ciclo non si parla mai di equipollenza, quindi qualsiasi prova fatta da un ragazzino disabile è equivalente. Quindi se la prova di matematica è il disegno pseudo casa del triangolo e del quadrato, se quella è la prova coerente con il PEI, è equivalente. Non si parla mai di equipollenza nel primo ciclo. Quindi i ragazzini sono sempre equivalenti, a meno che con la famiglia non si decida di non fargli fare l'esame, ma io non sconsiglio proprio, cioè nel senso che voglio dire, non abbiamo il problema, quindi a meno che la famiglia in modo unilaterale, ma non credo che vi riguardi, in qualche caso nella scuola statale è accaduto, soprattutto nella secondaria di secondo grado in questo caso, vengano ammessi all'esame, non vengono mandati all'esame in modo un po' opportunistico. Uso questo termine ben sapendo quali sono le difficoltà delle famiglie in certi contesti e in certi territori, quindi non sto dando un giudizio di valore, ma solo di situazione, in cui non vengono mandati agli esami, e questo prevedeva, prima del 62, la bocciatura e quindi rifare l'anno. Nel 62, adesso è scritto in modo molto chiaro, sia per il primo che per il secondo ciclo, che se non fanno gli esami, o se non fanno tutte le prove, ma non tutte le prove decise dal PEI, perché potrebbe anche essere deciso che il ragazzino fa la prova di italiano, la prova di matematica equivalente, come dicevamo, non fa le prove di lingua, perché nel suo paese non sono previste le lingue, fa il colloquio, quello che sostituisce il colloquio, quindi ha il diploma, e quelle prove lì differenziate sono prove equivalenti. Chiaro? Se quelle prove che si è deciso di fargli fare non sono sostenute perché la famiglia non in accordo con la scuola, ma in modo, come dicevo prima, in modo unilaterale, non manda il ragazzino a sostenere l'esame, a quel punto non è bocciato, ma ha l'attestato finale in relazione alle competenze raggiunte sulla base del PEI. È chiaro questo? Se la domanda è, ma allora non possiamo trattenere i ragazzini per fargli fare un altro anno, eccetera, la risposta è sì. Si possono trattenere, ma sulla base di un progetto che viene fatto dalla scuola e dalla famiglia, è chiaro? Cioè quella è una decisione che poi è oltre. Allora la linea attuale è... Questo non è mettere gli esami. No? No, allora, se non vengono ammessi agli esami, hanno l'attestato. Però non è un problema, basta non ammettergli agli esami, basta decidere che il ragazzino ripete... rimane nell'anno, però non è un problema di tipo, come dire, Non è una questione di ammissione. No, non è una questione di ammissione, è una questione di decisione nell'ambito della progettualità che si costruisce con il ragazzino, e si decide che siccome gli obiettivi del PEI non sono stati raggiunti, o c'è la possibilità che trattenendo un altro anno consolidi l'autonomia, tutto quello che volete che sta dentro il PEI, allora lì lo si trattiene all'interno della scuola secondaria di secondo grado in questo caso, e rimane. Però se c'è c'è l'esame come conseguenza, si ha comunque le prove differenziate portano al diploma, e se non c'è la presenza agli esami ha comunque l'attestazione, quindi va alla scuola secondaria sulla base chiaramente del percorso che è possibile fare. Quindi questa è una scelta molto netta anche rispetto, è chiaro che nella scuola secondaria non è così, perché nella scuola secondaria le prove devono essere equipollenti, perché noi alla fine diamo un diploma che ha un valore legale, e quindi è chiaro che se un ragazzino sta frequentando, adesso uso le parole antiche, geometra, alla fine c'è un diploma di geometra, e quindi potrà fare delle prove equipollenti perché sostituisce, se è cieco, sostituisce chiaramente gli aspetti delle prove nazionali con altri strumenti, ma devono essere equipollenti, perché noi alla fine gli diamo un diploma che ha un valore legale, che gli consente di fare tutto quello che un diploma con valore legale è consentito. Quindi è chiaro, la differenza fondamentale è questa. Cosa stavo dicendo? Le lingue. Ah, lingue, adesso. E no, ma intanto vado avanti. Allora, lingue, no, tanto lo so che vi riportate alle cose. Intanto bevo un attimo. Posso fare una domanda? Sì. Qual è la motivazione che è
sta alla base del fatto di fare le due lingue così vicine nello stesso giorno. Anche i colleghi di lingua mi dicono che per i ragazzini è molto difficile passare velocemente da una lingua a un'altra, tanto che nell'orario scolastico si cerca sempre di comunicazione, non mettere mai l'inglese La motivazione era quella che vi dicevo prima. Sottovoce. Dopo un pezzettino di questa cosa bisogna dire all'operatore di cancellare. all'inizio la proposta era di fare una sola lingua. Anzi, qualcuno diceva, visto che c'è l'invalsi, l'inglese, potremmo anche fare tutto all'orale, per semplificare ancora di più. Poi si è detto no, perché l'invalsi fa soltanto alcune abilità e quindi va bene, lasciamo la produzione scritta, lasciamo. A quel punto sembrava che, quello che dicevo prima, che se non ci fosse stata la seconda lingua sembrava di dequalificare, perché alcuni, scusate se lo dico in questo modo un po' così, però sembra quasi che se non c'è l'esame, lo dicevo prima, se non c'è l'esame alla fine, non c'è il voto, traduciamolo, i ragazzini non si impegnano perché alla fine non hanno... Facciamo sempre, quando facciamo questo tipo di ragionamenti, facciamo riferimento al fatto che il voto e la valutazione è una motivazione estrinseca rispetto al processo di insegnamento e apprendimento. Però questo è riferito. Quindi è stato detto, va bene, allora a questo punto facciamo però una prova sola, perché altrimenti, come dire, alla fine toglievamo soltanto gli invalsi sulle qua. E quindi si è detto, alleggeriamo e chiariamo molto bene che la lingua, la seconda lingua è A1, inglese è A2, ma che potrebbe ad esempio diventare, adesso nella nota che vi arriverà, sollecitata dall'associazione dislessia, sarà scritto, anche su questo che vi dico una cosa, sarà scritto in modo chiaro che deve essere prevista una pausa tra una prova e l'altra. Questa. Però tenete conto che se ragionassimo sulle prove complesse o le prove di realtà, o usiamo termini che vogliamo, però in questo caso sarebbero solo, potremmo anche ragionare di prove, di una prova composita, per cui all'interno di un dialogo, adesso faccio un esempio di un dialogo, potrebbe essere previsto che si parla, cioè che si utilizzano diversi codici. Allora, qual è il problema? Che spesso a scuola, durante il percorso scolastico, queste cose non vengono fatte. Potrebbe essere però un modo per incentivare, ad esempio, un lavoro un pochino più comune invece tra le due lingue. Perché questa cosa che se che i processi cognitivi sulle due lingue siano separati è una cosa un po', come dire, non così basata sui processi cognitivi, ce la siamo un po', quindi non è proprio così. Però adesso le due prove sono separate. No, non sono separate, sono sezioni articolate, tra l'altro guarda, non parla neanche di sezioni, dice articolate le due lingue, quindi davvero la scuola può decidere come costruire quella prova, articolata, articolata anche in modo diverso, per cui una potrebbe essere riferita ad un close, la seconda lingua A1, l'altra potrebbe essere un pezzo di dialogo, un pezzo di completamento, cioè prevedere anche modalità diverse e richieste diverse, proprio perché anche i livelli sono differenti. Come si arriva al voto? Adesso le do la parola così finisco questo ragionamento. Come si arriva al voto, visto che non si deve fare la media e non si potrebbe neanche fare la media, perché se uno è A1, l'altro è A2, qui ho sentito diverse persone anche di molte scuole che si sono esercitate nel trovare una soluzione e io ve ne dico due o tre. Allora, una potrebbe essere quella di usare ancora il voto come un'etichetta e utilizzarlo alla fine dopo aver descritto i livelli che corrispondono al 6 in inglese, al 7, chiaramente con una difficoltà che è differente da quella del francese e descriverli, cioè il livello 1, così non parliamo di voti, livello 1 di francese, per uno per prendere 6 deve avere, livello 1 di francese e livello 1 di inglese, ma i due livelli, i due descrittori sono chiaramente differenti perché hanno un riferimento differente, perché uno è 1 e uno è 2. E questo diciamo che forse, sono partita da quello forse più complicato. Però potrebbe essere un ragionamento anche interessante da fare. Tra l'altro, guardate, da tutte queste cose secondo me verranno un po' di confronti molto interessanti a livello di insegnare.
no? Perché vuol dire esplicitare anche quegli aspetti della valutazione che spesso rimangono molto difficili. L'altro invece era, questo me lo diceva un insegnante l'altro giorno, mi ha chiamato e mi ha detto, secondo lei questo potrebbe andare bene? Ho detto, ottima idea. Lei ha fatto un ragionamento su 100 punti, 30 punti per il francese, ma per dire la lingua 2, 30 punti per l'inglese per arrivare a 6, che è il minimo, e gli altri 40 per l'inglese, cioè nel senso che chiaramente... Allora, abbiamo 100 punti a disposizione, metto a disposizione 30 punti per il francese, che è chiaramente la seconda lingua, e pesa meno, no? Pesa meno. Poi ne metto 30 anche per l'inglese per pareggiare gli altri 30 punti, quindi uno potrebbe avere il minimo di inglese e il massimo di francese, che però francese è a 1, quindi potrebbe. E gli altri 40 punti che sono sulla lingua 1 li aggiungo all'inglese, in modo tale che uno potrebbe anche soltanto fare l'inglese e avere la sufficienza, anche se non ho fatto nulla di francese. È classe la seconda. Lo so, però parlo che bisogna risolvere. Però scusatemi, perché do meno peso, cioè nei 100 punti io do meno peso a quella che chiaramente è a 1, mentre la 2 che ha delle difficoltà maggiori, e su questo ci si può. Qualcuno dice, ma questo è un modo per fare la media? No, perché io sto ragionando su punteggi che poi chiaramente trasformo in voti, per cui e potrebbero poi essere giocati diversamente. Scusatemi, poi la corrispondenza potrebbe non essere tra 30 più 30 uguale 6, ma potrebbero essere anche punteggi che poi danno come riferimento dei voti diversi, eh? Cioè un modo per dire come arrivo a mettere insieme un punteggio di misurazione rispetto alle due lingue. Un'altra modalità ancora. Adesso non mi sto accennando, bisogna mettersi lì a fare dei riferimenti, ma per dirvi che si possono trovare delle soluzioni che tengano nel dovuto conto i differenti pesi delle due lingue. L'altra modalità è quella che gli insegnanti di inglese e di francese si mettono d'accordo quando hanno corretto le prove sulla base di criteri che sono omogenei ma che pesano in modo differente dal voto unico. Questa mi sembra la cosa più semplice di tutti, cioè voglio dire. Però è chiaro che le altre sono delle modalità per quelle situazioni in cui invece magari non si è abituati a ragionare insieme, a trovare una soluzione che tenga conto di aspetti che possono essere condivisi. Comunque l'idea dietro è quella di, in questo caso ricordate che per quanto riguarda i ragazzini disabili, anche lì l'ho già detto, i disabili, gli SA invece, che ci hanno posto appunto il problema di aver fatto due verifiche nello stesso giorno, sapete che nella normativa è previsto che è, il contesto, quello chiaramente di precedenza, facevano matematica, cioè c'era la prova in Valsi che era nello stesso giorno ed era addirittura italiano matematica, quindi molto, quindi non è, e si dava un po' più di tempo, quindi anche in questo caso di SA si può dare un po' più di tempo, oppure siccome è possibile ed è previsto si può dispensare dalla seconda prova, dalla parte della seconda lingua scritta, come facevamo prima, ma si può fare anche ora. Se il PDP lo prevede, chiaro. Se il PDP lo prevede, però se non lo prevede vuol dire però che lo può fare. Allora, questo era l'intervento che volevo fare prima. Lei adesso ha detto degli invasi, erano due prove in italiano e matematica, però la lingua veicolare è la stessa. E ragazzi di SA potrebbero non avere questa complicazione. Il fatto di non mettere ad esempio inglese e francese attive come ora non è una strategia didattica, è una strategia inclusiva. Posso aprire? Cioè è una strategia inclusiva perché
è una rimozione di un ostacolo all'apprendimento per quegli studenti che hanno delle difficoltà di carattere linguistico. Con i dislessici questo funziona, è chiaro che con un normo dotato, c'è un ragazzino che non ha problemi, puoi mettere francese, inglese, anche spagnolo, tutte attaccate, e funziona perché, come dice lei, poi nella conversazione l'abilità di utilizzare le competenze, diciamo. Però io ho il problema di adottare una didattica inclusiva e questo mi porta a fare molta attenzione a queste cose. Mm-hmm. E su questa questione all'esame non si è minimamente tenuto conto. E so che ci saranno degli studenti che saranno in difficoltà, perché per questi studenti il passaggio da un canale linguistico all'altro è un ostacolo in più rispetto ad altri studenti, quindi si sentiranno sicuramente in vantaggio. Per quanto riguarda la media o non media tra le due, a me sembra che si stia facendo una complicazione un po' strana, cioè se io come scuola mi sono posto l'obiettivo dell'A2 per l'inglese e dell'A1 come francese, io la valutazione la faccio sugli obiettivi di apprendimento. Certo. Quindi è chiaro che l'8 in inglese e l'8 in francese non sono paragonabili, ma io posso fare una media perché, cioè, voglio dire, se, prende 8 in inglese e 7 in francese, perché è sbagliato dire 7,5? Voglio dire, a parte che 7,5 non risolve il problema. Sì, certo che non risolve il problema. Perché 7,5 non si può usare. 8, d'accordo, ma voglio dire, cioè, ma questa infatti, cosa dice in termini, mi sembrano delle complicazioni. Ascolti, io sono d'accordissima con lei. Tra l'altro, tra una scuola e l'altra, se la mia scuola si pone come obiettivo di apprendimento il B1 in inglese, allora qui cosa succede? Cioè, no, allora, io sono d'accordo, guardi, io sono d'accordissimo con lei, apro una sfondo, una porta aperta, nel senso che nel momento in cui questa cosa è stata posta del come facciamo a dare la prova, la mia risposta è stata come la sua, cioè dicendo ma qual è il problema? Se io comunque ho dei livelli differenti perché è diverso la i punti di arrivo, è chiaro che a quel punto metto insieme delle valutazioni che sono già pesate all'inizio in modo differente. Anche se noi sappiamo, almeno nella mia esperienza, non sempre a scuola l'insegnamento della seconda lingua era molto pesato sul fatto che fosse la 1. Spesso mi ritrovavo delle verifiche, delle prove che erano molto simili tra loro rispetto anche all'inglese. Era quasi una alzare un po' il livello per essere... Però questo è un problema di progettazione. Le ipotesi che ho fatto prima, che davvero sono arrivate da diverse, era per dire che in alcune situazioni si sono trovate delle soluzioni che potessero essere in qualche modo condivise a livello prima di collegio e poi di commissione plenaria, in modo tale da poterle poi utilizzare, considerando però che abbiamo, come se per questo che ve lo dicevo all'inizio, abbiamo il vantaggio anche rispetto ai DSA, rispetto ai disabili, rispetto a tutta una serie di situazioni, di percorsi degli studenti, quindi di rispetto dei loro percorsi, dato dal fatto che il presidente di commissione è qualcuno che conosce molto bene anche i percorsi che sono stati fatti. E questo, da questo punto di vista, rispetto anche alle cose che dice lei, diventano secondo me un vantaggio molto importante, perché in qualche modo non c'è da giustificarsi facendo anche delle cose, come dire, utilizzando anche delle modalità un pochino costruite rispetto magari a qualcuno che arriva dall'esterno e che in qualche modo, non conoscendo la situazione, vuole solamente avere il discorso dell'adempimento e della formalità, diciamo, a posto. La formalità è importante perché stiamo parlando di un esame, ma è una formalità che deve comunque tenere conto di quello che sono i percorsi degli studenti e che quindi deve rispettare i loro percorsi. Per quanto riguarda il DSA, vi dico, questa cosa ve l'ho detta prima, è stata sollevata. Si è arrivati a questa soluzione, può essere che ci sia un problema, quest'anno lo verificheremo, però secondo me, da un punto di vista della soluzione, dire anche nell'ultimo scrutinio e quindi poi metterlo nel verbale e ragionare con le famiglie, ragionare anche con i singoli ragazzini sul risultato di quella prestazione che magari è resa difficile dalle condizioni, piuttosto che dispensare dalla seconda prova di lingua, io non lo vedo come una cosa così
così dirompente da un punto di vista della scelta, cioè dipende chiaramente dalla situazione del singolo. Dipende, noi abbiamo come la vive il ragazzino, però. Certo, ma infatti sto dicendo, a seconda di come io per questo che dico, personalizzazione in questo senso, fare una scelta considerando che la scelta può essere fatta in modo coerente rispetto a, anche alla conclusione del percorso, che non c'è un problema, va costruita tenendo conto del ragazzino, a quel punto valutando quale può essere la scelta migliore, sia nell'espletamento della prova che nei criteri della valutazione, perché i criteri della valutazione sono un altro dei pezzi che viene chiaramente definito come compito della plenaria della commissione nella sua interezza, che era anche in precedenza così, però non era in modo così chiaro, anche perché tra l'altro nessuno di noi se n'è mai accorto, ma noi da un bel po' di anni non avevamo una norma primaria sugli esami del primo ciclo, avevamo delle ordinanze, ma la norma primaria, siccome erano stati abrogati alcuni articoli del testo unico, non erano poi stati reinseriti. Quindi abbiamo costruito anche le prove d'esame chiaramente tenendo conto di quella che era la prassi. Adesso la prassi deve in qualche modo anche essere ricostruita e ripensata nella logica di un decreto, ma anche di quelle che sono state le esperienze precedenti. Per questo che dicevo, anche gli strumenti formali, qualcuno chiedeva appunto di questa, le verbalizzazioni eccetera, vanno riviste in questa logica. Non mi ricordo se una delle domande precise era il voto di ammissione. Può essere accompagnato da un aspetto, da una parte descrittiva? Certo che sì. Cioè, l'importante, allora, ciò che dice la norma ci deve essere, perché, come dire, è la parte vincolante, quindi il voto di ammissione ci deve essere. Ciò che poi la scuola decide e definisce perché è coerente col suo percorso, col suo progetto di scuola, chiaramente ha una funzione, perché è una funzione all'interno, ad esempio, dicevamo prima, della comunicazione con la famiglia, col ragazzo, col percorso che è stato fatto. Quindi sì, una verbalizzazione, una presentazione, un profilo finale dello studente oltre a quello che c'è sulla scheda di valutazione, se la scuola lo ha inserito nel proprio progetto di scuola, nel proprio POF. Tenete conto che il 62 all'articolo 1, che tra l'altro riguarda anche la scuola secondaria di secondo grado, anche se molti non l'hanno, perché il decreto è fatto in questo modo, parte dall'articolo 1 e dice quali sono le finalità e quelle cose che stanno nell'articolo 1, che riguardano ad esempio la definizione collegiale dei criteri di valutazione, la comunicazione alle famiglie, l'inserimento dei criteri e delle modalità di valutazione nel post triennale, quindi eccetera eccetera, tutto l'articolo 1 riguarda anche la scuola secondaria, quindi non entra nel merito di quali sono le modalità di valutazione, ma di quello che è il quadro sì. Poi dal capo 2 chiaramente riguarda solamente la valutazione degli esami del primo ciclo e poi dal capo 3 riguarda gli esami del secondo ciclo. Adesso vediamo se... Vorrei chiedere lumi sui criteri. Questo non ho capito cosa è successo. Riferiti a quel 50% che determina l'ammissione all'esame. Per semplificare, per me quel 50% deriva sostanzialmente dalla media, pur costruita tenendo conto del percorso, dei progressi fatti nel triennio, nel primo anno, però sostanzialmente la media dei voti mi danno quello che può essere quel 50%, 7, 8, 6, che sarà metà del voto d'esame. Faccio fatica e chiedo se c'è qualche esempio a capire quali altri criteri potrebbero essere dichiarati prima per definire questo 50%. Ad esempio il fatto che se la media è solamente quella dell'ultimo quadrimestre significa che in qualche modo del ragazzino consideriamo solo quella parte dell'anno. Già un aspetto potrebbe essere quello del dire, se vogliamo ragionare sulla media dei voti, e non è vietato chiaramente, soprattutto se poi ai voti si è arrivato con quel ragionamento che facevamo prima,
potrebbe essere ad esempio pesato il fatto che ci siano le medie anche degli anni precedenti, ad esempio, che non ci, solo, non ci sia solamente la media dell'ultimo anno, che magari si pesa diversamente la media dell'ultimo anno, si fa una sorta di media ponderata tra i tre anni di percorso, oppure secondo quadrimestre di tre anni, cioè adesso sto facendo degli esempi, perché riguardano davvero il progetto di scuola, cioè riguardano veramente come si intende anche il percorso. Una parte ad esempio potrebbe riguardare il comportamento. Se noi facciamo quel ragionamento che dicevamo prima, per cui il livello è il livello della disciplina, degli apprendimenti in quella disciplina, e poi c'era una scheda che volevo guardare insieme a voi sulla differenza tra il profitto e la competenza, perché una delle domande è sempre: ma allora la differenza tra la certificazione delle competenze e i voti della pagella in che modo stanno tra di loro? Sono due cose diverse? In parte sì, perché altrimenti non avremmo. Però è chiaro che in qualche modo si devono anche parlare, dobbiamo ragionare su questo aspetto. Quindi, ad esempio, il comportamento riguarda aspetti di competenza sociale e di cittadinanza che io credo debbano essere inseriti in questo voto di ammissione. Quindi trasformare, dare un peso anche al comportamento. Ripeto, non, come dicevamo prima, un comportamento composito che non è dato da quello che ogni tanto qualche genitore veniva a chiedere lumi sul voto quando c'era il voto, e mi diceva: ma mio figlio è muto perché gli avete dato 8 in pagella e non 10, è proprio perché è muto, cioè, no, era quindi il peso dato al comportamento potrebbe essere un altro elemento. L'altro che dicevamo prima, una parte io lo terrei per valutare e valorizzare i progressi anche fatti dal singolo studente, no? Perché il come valorizzare il fatto che un ragazzino che magari ha delle difficoltà di tipo cognitivo, ha delle difficoltà sue, e comunque con l'impegno è riuscito comunque a raggiungere dei risultati, per cui il voto voi in pagella gli date il voto che corrisponde al suo livello di apprendimento. Ma nella missione magari valorizzate il fatto che quel voto, quel 6 lì, insomma la differenza che abbiamo sempre fatto tra il 6 di quello che se ne è sudato e il 6 di quello che invece, come dire, il minimo sindacale, facendo magari soltanto, magari neanche facendo i compiti, ma perché è intelligente di suo, adesso sto parlando di casi, è chiaro che allora questo peso poi dipende da che cosa. Su che cosa si vuole accentuare, però io ad esempio questo in parte lo metterei, considerando tra l'altro una differenza che non ho sottolineato, che naturalmente voi avrete visto, che nel decreto 62 si parte al contrario rispetto alla promozione e alla bocciatura, cioè nel senso che nel 122, nella legge 169, si diceva che per essere promossi bisognava avere tutte sufficienze, tutti sei, parliamo del primo ciclo, tutti sei. Quindi cosa succedeva poi nei consigli di classe? Che diventavano sei, poi ci siamo inventati sei rossi, sei con l'asterisco con sotto riportato sì e sei, però in realtà non lo sarebbe, eccetera eccetera. Diciamo che col decreto si fa un po' un'operazione di svelamento e di trasparenza, almeno nel senso che se uno non ha sei, non ha sei. E allora nel decreto si dice: tutti sono ammessi alla classe successiva, e qua nella vulgata un po' dei media è stata un po' come venduta come il buonismo, che tutti sono ammessi. In realtà non è così, perché anche, cioè voglio dire, anche prima ci fossero tutti quelli che avevano un'insufficienza venivano bocciati. Cioè abbiamo fatto dei ragionamenti rispetto al percorso di quel ragazzino, no? Serve o non serve, quali insufficienze sono, eccetera, eccetera. Allora, adesso le insufficienze restano, quindi è chiaro che anche in questo caso restano, se facciamo un ragionamento anche ponderato sulla media, se un ragazzino ha dei 5 in pagella, e in parte ci sta il discorso della media nell'ultimo quadrimestre degli anni precedenti, è chiaro che la media potrà anche essere 5, cioè la media della missione potrà anche essere 5. Potrebbe essere 5, quindi vuol dire che poi all'esame, vabbè, dopo si ragiona. 7,
Però 7 vuol dire che comunque almeno all'esame, al colloquio, piuttosto che... Non c'è l'invalsi, quindi... Non c'è l'invalsi, quindi... Bravo, non volevo dirlo. Quindi, voglio dire, il ragionamento è... Però potrebbe essere 5 il voto d'ammissione. I 5 in pagella restano, ma restano non tanto perché, ma perché appunto se si è fatto un ragionamento sulle etichette, sui riferimenti ai livelli raggiunti, il 5 cioè, non deve essere trasformato in 6 per poterlo promuovere, perché nella 62 c'è scritto che possono essere ammessi alla classe successiva anche coloro che non hanno raggiunto, che hanno raggiunto livelli parziali o iniziali rispetto a, ai risultati, agli obiettivi. Quindi l'altro pezzettino al quale voi avrete sempre fatto molta attenzione è quello che va considerato che rispetto a quelle insufficienze la scuola deve aver messo in atto strategie e modalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi. E l'altro aspetto è che per poter fermare, l'abbiamo sempre fatto, però scriverlo in una legge primaria ha un altro significato, va motivato qual è il senso di quella bocciatura, cioè lo firmiamo perché pensiamo che un anno in più, dove, come, con quali caratteristiche deve essere fatto l'inserimento, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che rispetto a questa nostro totem un po', no? Della promozione della bocciatura, si fa un ragionamento un po' all'inverso, per rendere più chiare, almeno dal mio punto di vista, per rendere più chiare le motivazioni anche in un senso o nell'altro. Però è stata rovesciata la logica, mentre prima sì. Si fermava perché non si riteneva che non fosse in grado di affrontare la classe successiva, sì. Adesso si è detto che lo si ferma perché si ritiene che fargliela ripetere possa farlo maturare. Sì. E non è mica da poco, no, questo rovesciamento della logica, eh? Io lo perché io devo poter garantire a priori che ripeterla, mentre io a priori posso dire che non ha le competenze per affrontarla, io come faccio a garantire a priori, no, che ripeterla gli consentirà di maturare? Certo. Cioè, no, di questa allora, è però veramente, cioè, è uno scarto che non è di poco. No, certo, non è di poco conto, ma è l'impostazione che però... Stavamo per quello che. Devo anche garantire che però, c'è proprio la parola garantire. Che non ho più basto quest'anno e allora, che farò cose diverse. Sì. Però. Sì, è vero che non è un invito a promuovere tutti, però insomma è una modalità per metterti fortemente in difficoltà. No, parlo dal punto di vista del ricorso della famiglia che non è d'accordo. Per carità, non si ferma mai nessuno se non. Cioè, se non si è d'accordo, se con, non la si è d'accordo con la famiglia su questo, perché altrimenti non serve a niente, tra l'altro sappiamo già che serve a poco in generale, però allora sono operazioni abbastanza, allora l'aver ribaltato il punto di vista però significa anche cambiare il punto, il riferimento a chi ha la responsabilità, proprio per seguire il ragionamento che fa lei. Spesso la responsabilità è data al singolo, non perché non ce n'abbia, però voglio, stiamo parlando di tutto il primo ciclo, non soltanto dei ragazzini di terza media, che come dire, sono i più grandi, no? Stiamo parlando di tutto il primo ciclo, per cui nella primaria rimane elemento, che però noi continuiamo a dire rimane elemento straordinario, però io guardando i dati ho visto che comunque non è così vero. Perché in prima elementare c'è un 5% di bambini che vengono fermati, che poi diventa il 2, il 3, cioè non è vero che alla primaria, no, sapete la vulgata, ma la scuola primaria, vabbè, era inutile scriverlo perché tanto non si ferma nessuno, non è vero. Non è vero, ma non vuol dire che allora va bene o non va bene, cioè a me è capitato di fare dei ragionamenti su ragazzini stranieri, magari arrivati nel mese di aprile, perché spesso col cambio dell'anno da Sud America, quindi, e magari arrivano per poterli far frequentare, magari li ha inseriti in una classe per poi consentirgli di stare più tempo e quindi ma dentro i dati ci stanno anche queste situazioni. Però il ragionamento che lei riprendeva in questo modo è legato al fatto che la responsabilità del fatto che nel primo ciclo non si siano raggiunti dei livelli tali
livelli tali non si sia raggiunta la possibilità di frequentare l'anno successivo, sia non solo del ragazzino, ma sia anche della scuola. Cioè, un po' ribaltare il punto di vista, non ti boccio perché non sei stato in grado, ma se ti fermo, e cambio anche il termine, se ti faccio ripetere l'anno è perché ho delle convinzioni che facendoti ripetere l'anno tu possa in qualche modo non solo maturare, che è un termine che usiamo in modo, come dire, lato, ma rifare un percorso che ti consenta di colmare quelle lacune tali per cui tu non puoi andare avanti, che per cui poi non potrai andare avanti in modo proficuo. Quindi è un po' questo il senso. Vuol dire ribadire che la responsabilità comunque ce l'ha la scuola nel trovare quelle modalità che consentano a tutti di raggiungere i livelli minimi. Stiamo parlando di scuola del primo ciclo, scusate. Ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare perché altrimenti cambiamo un po' i termini. Io avevo preso... Scusi? Sì. Possiamo trovare il certo. Sul certificato delle competenze. Per quanto riguarda i ragazzi con il sostegno, sì, che non hanno sostenuto la prova in Varsi. Non ce l'hanno, quella degli Varsi. Hanno sostenuto la parte, sì, legata. Solo la parte, sì, sì. Con la nota esplicativa. Sì, certo, con i riferimenti al PEI, con quello che chiaramente si ritiene rispetto al suo contesto. Chiaramente non hanno la prova, non hanno l'attestazione della prova. Se l'avete fatta, lo stavo dicendo, se l'abbiamo fatta noi, voi è consigliato di, seguendo i criteri di Varsi, di mettere quello, però chiaramente a quel punto la firma sarà la vostra, eccetera. In qualche caso può essere così, in qualche altro caso potrebbe essere che le prove pseudo-invasi, per intenderci, possano essere utilizzate per nel certificato delle competenze, quello standard. Però ecco, quello poi lo decide la scuola e si decide anche sul singolo caso, sulla singola situazione. Questo era quello che stavamo dicendo prima. Il collegio dei docenti, tra l'altro, che delibera i criteri per la non ammissione, il collegio, proprio per evitare situazioni anche di disparità, chiaramente poi è il consiglio di classe che decide, cioè il collegio decide i criteri, ma i criteri sono criteri, non sono le decisioni per quelle del consiglio di classe, con le decisioni a maggioranza che vengono comunque considerate nelle normali delibere degli organi collegiali. Anche qui decidere i criteri in collegio significa anche intravedere il merito di quali sono che possono essere i criteri. Anche qui, se sono solo criteri quantitativi, adesso so di mettere un altro elemento, ma se sono solo criteri, faccio per essere chiaro, quante insufficienze, non basta, perché poi la domanda successiva è quante quali, no? Perché uno lo fermo se ha quattro insufficienze, no? Nei consigli di classe si inizia a ragionare sul fermarlo oppure no, con quattro insufficienze, cinque, eccetera, però poi la domanda successiva è quali? E quindi a questo punto anche lì forse un criterio un po' più compositi che considerino il numero delle insufficienze, il fatto di aver predisposto, su questo io starei molto attenta a proposito dei ricorsi, di aver predisposto in corso d'anno delle modalità sulla base dei risultati non raggiunti dal singolo studente, dei percorsi, delle strategie per recuperare, utilizzo questo termine anche se insomma recuperare è sempre un termine come se qualcuno c'è, corre dietro a qualcun altro, no? Però insomma per raggiungere i livelli, colmare le lacune, quindi anche questo ad esempio andrebbe inserito nei criteri, non so, organizzato delle attività di quel gruppo in orario extracurricolare per poter il tutor, per poterlo seguire, adesso sto dicendo delle cose banali e che mi vengono in mente, o magari quindi le attività extracurricolari non ha partecipato perché non c'è venuto, oppure però quindi valutando il perché, per come, insomma metterei nei criteri del collegio anche delle situazioni che non siano solo di tipo qualitativo, perché altrimenti poi quando vi trovate nei consigli di classe quelle definizioni e quei criteri quantitativi non diventano troppo stringenti e quindi non vi consentono di considerare le situazioni diverse che ogni ragazzo ha.
perché per un ragazzo il numero delle insufficienze potrebbe essere sufficiente per decidere, per qualcun altro no, perché queste sono decisioni che ci hanno sempre messo, cioè mi ricordo i primi anni, quando 20 anni fa facevo la preside durante gli scrutini, perdevo chili, per cui era anche un vantaggio da questo punto di vista, però perché il ragionamento è sempre proprio sul singolo. Prego. Ovviamente una piccolissima deviazione, nella scuola primaria il numero delle insufficienze è criterio sufficiente per la bocciatura? No. Non lo è, secondo me, per quello che vi dicevo, può essere solo un pezzo di criteri anche per la secondaria di primo grado. Per la scuola primaria però non lo metterei tra i criteri, perché diventa veramente difficile poi utilizzarlo, perché senza considerare che alcune discipline nella scuola primaria, in qualche caso, adesso faccio degli esempi, non so. Ecco, un'altra modalità che mi era stata, un'altra richiesta era, abbiamo il voto chiaramente in tutta la scuola primaria, ma il problema ad esempio è dare il voto nel primo quadrimestre nelle classi prime. Non so come nelle vostre situazioni, però in molte situazioni utilizzare il voto diventa quasi, o do il voto a tutti uguale, o lo do un poco differenziato ma partendo, che ne so, dal 7 al, cioè utilizzo, allora, considerando che nel decreto si parla di periodi didattici, quindi anche la delibera che si faceva nel collegio dei docenti, in cui facevamo la delibera per dire non usiamo quadrimestri, ma usiamo quadrimestri, qualcuno poi il pentamestre, il trimestre, eccetera. In questo momento non è più una delibera per dire che non usi i trimestri, ma è una delibera che definisce i periodi didattici dell'anno scolastico, e quindi i periodi all'interno del quale poi considero la valutazione, che potrebbe essere più articolata del quadrimestre e del quadrimestre, anche in relazione ad esempio alle classi prime. Adesso ho fatto l'esempio della prima elementare, ma potrebbe anche non valere solo per la prima elementare. Quindi il periodo didattico potrebbe essere diversificato rispetto alla pagella, quando do la pagella, e ad esempio quando faccio i colloqui con i genitori, anche questo una volta l'ho definito in modo molto rigido rispetto ai bimestri, ma la scuola potrebbe decidere che in qualche caso usa i bimestri per comunicare la valutazione e in qualche altro caso no. In prima elementare potrebbe decidere che il periodo didattico in cui io do la pagella non è il quadrimestre ma è il semestre. Quando gli do la pagella col voto, non vuol dire che prima non gli do delle restituzioni sulle valutazioni, ma utilizzo il voto, quindi la pagella, ad esempio con un periodo un pochino più lungo. Questo per dire che, per come è scritto il decreto, questo è possibile. Quindi questo della valutazione, dei criteri sulla primaria, credo che debbano essere un pochino più costruiti sulla personalizzazione anche del singolo, insomma. Volevo farvi una distinzione tra, vabbè, qui ci sono le prove. Qualcuno mi chiedeva se bisognava usare tutte le tipologie di prove, cioè se le prove indicate nel decreto erano tutte da inserire nella stessa terna o potessero essere riferite alle terne differenti. Anche questa è una decisione della scuola, cioè in relazione al fatto che possono essere costruite tre terne e ognuna delle terne contiene tutte le tipologie indicate, mischiate tra di loro, ad esempio le esemplificazioni che sono sul sito, quelle prodotte dal gruppo che ha guidato il professor Seriani, erano delle esemplificazioni, cioè che a scuola usavamo, però ecco, lì diventano magari un riferimento anche, e questo vale sia per italiano che per matematica, invece le tipologie ci devono essere, tra l'altro un'indicazione chiara che c'è nella norma è che i passaggi successivi debbano essere comunque tali
non tra loro così che concatenati, perché poi devono consentire che i passaggi successivi possano essere risolti anche in mancanza del precedente. Devono essere sia la tipologia A, la tipologia B, sì. Per forza essere nella stessa prova, e la C? La C no, può. Ok, perché questo chiaramente riguarda percorsi che sono stati fatti oppure no. Ed è stato messo questo può proprio per quel motivo lì, perché siccome è una questione di metodologia, e le metodologie non sono di Stato, cioè la pedagogia di Stato, cioè riguarda la metodologia, anche le indicazioni nazionali fa riferimento ai traguardi, ma le modalità, gli approcci, i metodi e le metodologie sono scelte dalle scuole all'interno dei propri curricoli, e quindi questo fa parte di quel percorso. Ci chiedevamo rispetto al punto B, sì. Questi quesiti risposta aperta sono un po', diciamo, una novità, nel senso che per carità i quesiti sono fatti in tutti gli ambiti, gli anni scorsi, no? Certo. Le domande, ma questi quesiti risposta aperta, quindi a che cosa si riferiscono? Nel senso, domande di teoria legate agli esercizi che sono stati dati, sì, legate alla pratica. Questo chiaramente riguarda l'ambito delle definizioni tecniche, l'ambito tecnico della decisione dei percorsi che sono stati fatti. Di teoria, nel senso di astrazione, potrebbero essere fatti, chiaramente poi dipende anche da come vengono posti, dal peso che gli si dà nell'ambito della valutazione. Perché siccome nel momento in cui si costruiscono le prove si definiscono anche le modalità di valutazione, è chiaro che quello poi basa anche su, cioè fa riferimento anche al peso che viene dato, considerando quali sono i riferimenti, cioè per accertare cosa, la capacità di rielaborazione, tra l'altro anche in quelle logico-matematiche faccio un riferimento, quindi vorrei tirare la vostra attenzione, cioè si parla di capacità di rielaborazione anche nell'ambito delle competenze logico-matematiche, di organizzazione delle conoscenze nelle seguenti aree che sono quelle delle indicazioni nazionali, chiaramente. Quindi il tipo di esercizio, tra virgolette, di compito deve essere tale all'interno di quelle tipologie, all'interno utilizzando le aree e quindi le descrizioni dei traguardi di competenze definite dalle indicazioni nazionali per accertare le capacità. Logico-matematica, qualcuno chiedeva, quindi soltanto di matematica, anzi no, forse non, adesso non mi ricordo se era una domanda vostra o mi era arrivata da qualche altra parte, logica vuol dire che dobbiamo mettere delle domande di logica? Logica intesa nel senso no, anche, però voglio dire non nel senso che, cioè nell'ambito del ragionamento, se la logica è un pezzo chiaramente che può essere inserita, ma in quella, adesso faccio un bisticcio di parole, in quella logica, non tanto in senso astratto puro, ecco, non in senso puro a livello dell'utilizzo epistemologico della logica. Qualcun altro diceva, ma possiamo inserire domande di scienze o di tecnologia? Non è vietato, cioè nel senso che siccome poi l'indirizzo, l'indicazione è anche quella di andare verso l'idea di compiti, come stavamo dicendo prima, compiti complessi, compiti di realtà, compiti a livello interdisciplinare, tra l'altro questa cosa è inserita pure nella secondaria e secondo grado, che può fare riferimento a più discipline, è chiaro che spazio e figure, ad esempio in quelle aree lì ci stanno delle intersezioni con altri, noi ormai sappiamo che le discipline non hanno più dei confini così netti, quindi e non dovremmo più usarle in modo così netto, e quindi questo chiaramente può essere lingue, l'abbiamo già ampiamente detto, qui richiamo un po'. Tornare un attimo indietro per le lingue. Sì? Sì, no, ma queste le ho lasciate, sono sia in formato Word che PDF, così se vi serve Word le potete anche. Ma allora c'è il condivido, ci mandali a. Dopo. Sono sia in PDF, ma perché non riuscivo a proiettare, questo di nuovo, quindi se le volete tagliare, usare, perché vi servono in collegio, vi servono come base. Ah, qua c'è una cosa che ha creato qualche domanda, lo dico, cioè, perché ogni tanto poi alcune cose sembrano banali, però poi nell'ambito
concreto possono dare problemi. Nella norma c'è scritto: nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia. Quindi da una lettura pedissequa potrebbe sembrare che tutta la commissione plenaria no, cioè si sorteggia come si è sempre detto, magari giusto per qualcuno che vuole essere molto preciso, magari nella plenaria si delega, la commissione delega gli insegnanti di disciplina, che ne so, mette nome e cognome a sorteggiare, ma questo lo dico proprio per evitare, da un punto di vista formale, se uno vuole essere preciso da un punto di vista della formalità. Sì. Se c'è una news per quanto riguarda i scuole che fanno l'inglese potenziato per la prova in classi, perché fanno 5 ore di inglese e si trovano ad affrontare la stessa prova con la stessa difficoltà di chi ne fa 3? No, allora, dunque, per la prova, allora, per l'esame non c'è problema, perché fa la prova chiaramente soltanto dell'inglese, la prova scritta. Per quanto riguarda la prova in valsi, non è che le difficoltà sono le stesse, il livello chiaramente che raggiungerà potrà essere diverso. Siccome non è trasformato in voto, ma è soltanto un livello, è chiaro che a quel punto è il livello che potrà essere diverso, ma non c'è una discriminazione, ecco, questo voglio dire. È chiaro che può essere avvantaggiato dal punto di vista del livello raggiunto, però chiaro, facendo 5 ore, però le prove sono state dimensionate, se posso usare questo termine, sulla base della 2, quindi della possibilità che ci si collochi, chi sarà collocato nel primo livello è un pre, è una 1 piuttosto che la 2 ad un livello raggiunto in modo con la descrizione. Per l'esame, anche per l'inglese potenziato, sempre a 2. Sempre a 2, certo. Allora, scusate, adesso a 2 è il riferimento delle indicazioni, è il riferimento. Però è chiaro che se una scuola con l'inglese potenziato o con delle classi, dei gruppi, so perfettamente, nella mia scuola c'erano gruppi presi da tutte le classi che facevano poi le certificazioni, sia con la prima lingua in qualche caso che anche con la seconda lingua. È chiaro che in qualche caso qualcuno aveva anche il B1, però quindi è chiaro che nella vostra prova scritta il livello che potete andare a chiedere può anche essere superiore, per cui andate a parametrare il 10, adesso giusto per tradurlo sempre in voto, con un livello che corrisponde ad un livello più alto della 2, perché però è sempre poi legato a quello che comunque avete ottenuto e a che avete progettato nell'ambito delle vostre proposte e del vostro percorso. Sull'inglese potenziato è chiaro che si può chiedere, chiaro. No, si può chiedere e... No, bisogna. Si può. Cioè, tu metti in difficoltà i tuoi studenti rispetto agli altri, e se tu un esame di stallo, l'otto della tua scuola è vale di più dell'otto di un anno. No, questo ragionamento non lo possiamo fare con nessuno. Ma se ne fanno 7 ore in inglese, quindi vado per 8, mentre ci metterò la prova. Allora, no, scusate un attimo, questo ragionamento introdotto, che ha un senso da un punto di vista, ad esempio, della maturità, perché quel voto dovrebbe, uso condizionale, perché poi sappiamo la distribuzione dei 100 come va, quindi neanche in quel caso, tant'è che nel 62, nel decreto 62 c'è scritto che a livello nazionale non saranno più date soltanto le prove dall'anno prossimo, quando sarà in vigore anche l'esame della secondaria, ma saranno anche dati i riferimenti per le correzioni, che ora non ci sono, cioè ora noi abbiamo delle prove nazionali nella secondaria, ma le commissioni correggono sulla base dei criteri che si danno loro. Chiaramente i criteri che saranno dati a livello nazionale potranno essere solo dei parametri generali, però ci saranno, proprio perché sappiamo tutti che i 100, i 60, i 70 non sono uguali, né nelle scuole, e là lo dovrebbero essere, perché quelle valutazioni poi vengono tradotte in un valore legale, lo ribadisco perché è una cosa che ogni tanto. Per quanto riguarda il primo ciclo, questo aspetto sicuramente è molto più
sfumato, ho detto può valere per chi prende la borsa, per chi ha comunque non paga le tasse nella scuola secondaria di secondo grado, poi per un riferimento personale, ma il riferimento al voto delle scuole, già ora, nonostante tutti i riferimenti che possiamo fare a livello generale, il 10 di una scuola, anzi in qualche caso era il 10 di una classe e quello dell'altra, se non facciamo un ragionamento di collegio sul definire i criteri, e nonostante questo, perché scusatemi, ragioniamo sul voto d'ammissione, perché io prima dicevo che la media potrebbe essere uno dei parametri ma non il parametro, perché parte da un dato che pare oggettivo ma oggettivo non è, perché io facendo gli scrutini, io facendomi, aspetti, lo so che ho trovato, cioè ci siamo, io facendo gli scrutini da dirigente scolastico non ho mai delegato uno scrutinio, mai, neanche quando avevo la reggenza mi facevo 80 scrutini alla fine dell'anno, perché ritengo che quello sia veramente un momento in cui hai, facendo tutti gli scrutini, avere un insegnante in un consiglio di classe e non averlo cambiava completamente la, non solo la dinamica personale, ma questo va bene, un'altra cosa, ma cambiava completamente eventualmente anche la media, visto che doveva essere in precedenza la media di ammissione, e non perché un ragazzino valesse di più o di meno, ma perché c'era l'insegnante Y di musica, spero di non offendere nessuno di musica, e vabbè, lo sapevo che per qualcuno lo beccavo, l'insegnante di musica che più di 7 non dava, e nell'altra classe che l'insegnante di musica che partiva dall'8. Allora, già soltanto questo elemento e protocolli, riferimenti, tutto un lavoro che ci portava via, ma che poi alla fine non vorrei. Allora, per questo che dico, la media, attenzione, parte da punti di vista differenti, ma non possiamo pretendere di, non possiamo pretendere, secondo me non è neanche giusto, perché siccome continuiamo a dire che l'operazione di togliere le prove invalsi dagli esami, di toglierla e di lasciare la valutazione finale agli insegnanti, ha avuto questa anche di scelta. Operazione assassina dell'esamista. Guardi, io in teoria posso anche essere d'accordo con lei. Sono state le mani, sono stati gli elementi di oggettività. Ho capito. Ha prodotto un elemento di autoreferenzialità senza controllo. E per le scuole paritarie questo è un disastro. Allora, è posso? Un disastro. Allora, io posso essere d'accordo con lei sul fatto che l'elemento di oggettività dell'esame era dato dalle prove invalsi. Però se l'esame di terza media deve essere oggettivo, allora facciamo, vogliamo andare fino in fondo, facciamo solo le prove invalsi. Cioè si fanno solo le prove invalsi, perché questo mischione in cui mettevamo insieme le mele con le pere non aveva, aveva poco senso. Guarda, io sono distesa sulle prove invalsi, ma proprio nel bene e nel male, quindi considerando anche le cose negative. Ma se ci devono essere le prove, se vogliamo i risultati che siano oggettivi, però scusate, io me ne preoccupo nel primo ciclo, me ne preoccupo nel secondo, per le cose che dicevo prima. Nel primo ciclo siamo ancora in una fase, tra l'altro, di orientamento, di percorso, che peraltro per qualcuno, in considerazione anche dell'obbligo scolastico, l'esame sarebbe, in terza media sarebbe pure superfluo, no? Visto che l'obbligo termina nella secondaria. Ce l'abbiamo in Costituzione, si può trovare un modo per cambiarlo, ma ce l'abbiamo in Costituzione, è un momento di passaggio, tra l'altro, da un punto di vista di crescita, siccome sono importanti anche i riti, se togliamo anche tutti i riti, personalmente ero d'accordo pure sull'esame di quinta, mi sembrerà contrario a quello che, per cui per me era un passaggio importante quello della quinta, però questo è, il senso è che togliere le prove invalsi ha significato restituire agli insegnanti la responsabilità, io non dico solo l'autoreferenzialità, ma la responsabilità di dire qual è la conclusione di quel percorso che li ha guidati nel corso, io dico di tutto l'istituto comprensivo, perché ragioniamo sul fatto che ormai la maggior parte delle scuole sono comprensive, quindi di un percorso che è di 8 anni, e quello è il risultato finale, che poi sia più o meno autoreferenziale,
Per togliere l'autoreferenzialità dobbiamo avere degli standard esterni e fare solamente prove esterne. Però è un altro sistema, è un altro modello, è un modello anglosassone, è un modello differente. Poi possiamo discutere a livello culturale come può essere, però questo è quello che ha guidato la scelta. Ribadisco, io non posso, sto vi dicendo di com'è, poi su cosa sono d'accordo credo che si sia capito più o meno. Il fatto che però non si possano definire in modo oggettivo i voti finali e che non siano sempre, che non si possano trovare delle modalità per cui siano paragonabili, è un dato di fatto. Dovremmo fare solo prove oggettive, solo prove standardizzate. Aver messo la prova in base con una restituzione individuale sulle competenze è un passo, Cioè lei dice abbiamo tolto un elemento di oggettività all'esame che però veniva inserito all'interno di 7 voti con una media tra italiano e matematica che spesso non stava insieme, perché i ragazzini poi avevano una media riportata a un voto tra 2 modalità. Quindi l'abbiamo tolta da lì, ma averla messa, cioè forse stiamo in questo momento ancora all'inizio, però dovremmo ragionarci. Aver detto però che le prove in base diventano una restituzione chiara, perché lì hai un attestato che ti dice in italiano dove ti sei collocato, in matematica dove ti sei collocato e in ascolto e comprensione delle lingue dove ti sei collocato. Non è un voto per fortuna, però c'è una descrizione di un livello, e ci sarà nel livello 1 in italiano ci sarà scritto è in grado di riportare frasi semplici, cioè alla fine della terza media, quindi voglio dire chiaro qual è il, quindi quella è una restituzione oggettiva, se vogliamo utilizzare, perché è oggettiva, perché le prove sono uguali per tutti, i parametri sono standardizzati. Però siccome è talmente oggettiva che non tiene conto del percorso di quello studente, e stiamo parlando, ribadisco, del primo ciclo, è importante che ci sia dall'altra parte la valutazione invece degli insegnanti che hanno seguito il percorso e che hanno ragionato in termini di crescita. Queste sono le due cose da tenere insieme. Ci ragioneremo, verificheremo che cosa succederà, però credo che perlomeno sia un elemento di chiarezza e di responsabilità diversificate. Poi che ci sia una valutazione diversa su chi ha fatto 7 ore di inglese e su chi ne ha fatte 3, anche questo ci sta. Così come l'inglese potenziato è visto in questi termini, è chiaro che il livello, il riferimento rispetto al voto, quell'etichetta del voto descriverà un livello diverso. Ma teniamo anche conto che ad esempio l'inglese come unica lingua possono anche farla quei ragazzini stranieri che anzi magari utilizzano l'italiano come lingua straniera, e quindi questo ad esempio è possibile prevedere anche questo. Quindi l'avere anche un parametro che tiene conto della storia dei ragazzini e misurarlo con l'esame, non perché l'esame diventa, ma lo misuriamo con l'esame, credo che sia un modo per ragionare sui percorsi che la scuola fa, in relazione però al tener conto del percorso personalizzato del singolo studente. Volevo solamente, se ce la fate ancora, supportarmi. Posso chiedere una cosa a proposito del colloquio? Se l'insegnante di sostegno partecipa e interviene nel colloquio di tutti i ragazzi della classe, Interviene dipende da cosa vuol dire, cioè nel senso l'insegnante di sostegno e l'insegnante di classe, quindi partecipa a tutti i colloqui, alle correzioni, al plenario eccetera, e sta è all'interno del consiglio di classe. Poi se chiaramente ha fatto delle attività che non sono soltanto quello del sostegno al singolo ragazzino, ma ha lavorato in interazione, quindi nei lavori di tutti. Un'altra domanda che non mi avete fatto ma che è durata rispetto a questa cosa è quella dei BES in generale, nel senso che abbiamo parlato di DSA e di disabili. Ma una delle domande che quando facevamo gli incontri veniva fuori spesso era gli altri BES. Allora, il discorso sarebbe lungo, lo sintetizzo in poche parole. Il fatto che l'esame sia costruito, così come stavamo dicendo, in relazione ad alcuni aspetti che sono definiti dalla norma, ma che chiaramente poi il collegio dei docenti prima nell'ambito della progettazione e la commissione plenaria poi nell'ambito della definizione delle prove elabora, è chiaro che tiene conto del fatto che ci sono delle differenze
di percorso all'interno della, della classe. Sto parlando di chi non è certificato, sto parlando di chi ha delle difficoltà, ha avuto delle difficoltà di altro tipo, è stato, sui quali magari è stato fatto un PDP, non perché fosse obbligatorio, ma perché in qualche modo a livello organizzativo teneva dentro gli insegnanti del consiglio di classe nelle decisioni che erano state prese dal consiglio di classe. È chiaro che non significa che ci siano delle modalità diverse di fare l'esame, perché fa l'esame come gli altri, così come fa le prove invalsi come gli altri, considerando quello che dicevo prima, che siccome non è un voto, non è un voto che rientra nella media, non abbiamo il problema del dire oddio quanto pesa quel voto. Chiaramente gli sarà restituita una certificazione invalsi che lo riporta in modo chiaro e trasparente a livello in cui è quello, quella parte. La parte poi della valutazione invece del consiglio di classe, sia nella ammissione che tiene conto del percorso, sia nella costruzione delle prove però, non tanto nella valutazione, ma nella costruzione delle prove, cioè dei livelli, dei passaggi che vengono ipotizzati, costruite nelle prove, tengono conto anche del fatto che ci siano delle differenze all'interno della classe. Quindi non è un etichettare in qualche modo e dire chi ha il PDP fa la prova diversa e quindi gli abbuono una serie di cose, ma ne tengo conto nella definizione generale di quelle, nell'elaborazione di quelle che sono le prove di tutti gli altri. Non so se, perché non è possibile a normativa, ma neanche a normativa modificata, prevedere che chi non ha una certificazione abbia comunque quindi attenzioni e la personalizzazione definite in modo totale. Però è chiaro che da un punto di vista poi degli esami questa cosa non era risolvibile in altro modo. Lui continua a non essere convinto di un sacco di cose, ma... No, ma è così di carattere. Sì, sì, sì. Sì, no, ma io guardate, invece mi vado già... Se no, come nelle classi, no? Se uno non ha chi ne viva la situazione, uno si annoia. No, io non voglio annoiare. No. Mi piacerebbe discutere. No, ma anche a me, figuriamoci. Possiamo trovare... Il risultato sia raggiungibile, ma un marcatore di processo funziona a volte per dirti che stai lavorando bene o stai lavorando male. Quindi, certo. Voglio dire, il confronto, come giustamente lei diceva, con una prova invalsi, non è che tutte le prove devono essere oggettive, allora utilizziamo un modello anglosassone. No, perché a me il modello anglosassone non piace. Certo, detto per questo, quello l'ho citato. Detto questo, l'invalsi comunque è un marcatore di processo, certo. Cioè mi sta dicendo in che direzione mi sto. Quindi mi pare che all'interno della valutazione di un marcatore di processo sia un elemento interessante, così come il presidente esterno, per carità, non garantisce solo la formalità, perché io dico, i 10 anni che io ho fatto esami di terza media, mi è capitato un anno di avere un burocrate, gli altri anni sono sempre avuto presidenti che sono venuti, si sono appassionati ai colloqui, hanno lavorato al processo di valutazione, hanno collaborato, hanno imparato qualcosa, abbiamo imparato noi qualcosa, io credo che sia importante questo confronto. Sì, però si può trovare in altri momenti. Posso dire, si può trovare in altri momenti. E poi sono preoccupato per le paritarie in questo senso, no? Perché noi siamo comunque quelli che hanno dei clienti, no? Cioè, allora, gli studenti che vanno a paritaria pagano, sono promossi, oppure pagano in tutti altri. Il fatto che ci sia una sorta di marcatore di processo, cioè una garanzia esterna di qualcuno che viene a vedere che le cose sono fatte in un certo modo. Questo si può fare per noi, è una garanzia di qualità, capisci? È una garanzia di qualità. Ma sono d'accordo. E mi dispiace molto che questa cosa non ci sia in questi termini, ecco, perché siamo esposti, è una questione anche di cultura, perché un dirigente che viene e vede come lavoriamo, perché noi sappiamo lavorare molto bene, e vede come lavoriamo e porta fuori l'idea di una scuola che lavora bene, semina questa idea. E questo argina in
invece una deriva che potrebbe esserci nel momento in cui non c'è più nessuno che assiste a come lavorare più nessuno. Vabbè, no, nessuno ispettori. Allora. Sì, ma non è la stessa cosa. Allora, posso. Perché spesso i nemici della parità sono gli insegnanti stessi che lavorano nella scuola. I quali sono i primi spesso a parlare. A parte che molti arrivano nella parte. Appunto. Va bene, però questo è un po' discorso di... ci porta lontano da tutto questo. No, però è un ragionamento, molto interessante. Le idee anche dello scuolo paritario. No, no, l'idea che io. No, lui ha un'idea di scuola paritaria. Che dice, lui ha un'idea di scuola di qualità, come ce l'ho io, nel primo ciclo in particolare, io per sostenere, siccome l'attacco da parte di chi non voleva questa cosa del Presidente era per dire ma le paritarie quindi se la cantano se la suonano, capisce, per arrivare a dire in modo ideologico, siccome l'esperienza mia e di alcuni insegnanti che andavano, sono andati a fare gli esami della mia scuola, che andavano dicendo adesso vado alla paritaria così almeno tornavano, noi stiamo parlando di scuole paritarie in questo caso, del primo ciclo. E le scuole paritarie del primo ciclo, scusate se sono molto dirette, molto... questo pezzo lo tagliamo, per stare al pari, per sostenere quello che lei dice rispetto all'utenza, devono essere scuole di alta qualità, perché altrimenti, e quindi non abbiamo bisogno di utilizzare energie e risorse, adesso lo metto in questi termini, per andare a fare l'ultimo percorso che sono gli esami, che sono interessantissimi, glielo dico perché ci credo e l'ho fatto, interessantissimi anche tra le scuole statali di confronto, perché ogni volta c'è uno scambio, eccetera. Però perché usare l'esame per fare questo lavoro di confronto, di scambio, di lavoro comune? Ne abbiamo 3.000 di occasioni. La formazione, eh sì, abbiamo la formazione, abbiamo momenti in cui le reti possono confrontarsi. L'esame poteva essere un modo estemporaneo per confrontarsi rispetto a qualcosa che invece è regolamentare. Per il fatto di cantasse e suonasse, c'è cioè comunque l'utenza del primo ciclo, è un'utenza molto diversa dall'utenza del secondo ciclo. Cioè l'utenza del secondo ciclo, non sto parlando nemmeno dei diplomifici del sud dove sono stati mandati, del sud e anche del nord, perché ce ne sono anche a Milano, sono stati visitati, dove è stato mandato un ispettore per verificare quale fosse ad esempio soltanto il numero degli iscritti reali e non soltanto. Quindi stiamo parlando di due aree, due ambienti, due mondi completamente differenti. Quindi questa minorità del sentirsi, del vedere, dell'avere un ispettore, un dirigente di una scuola statale, dell'avere un docente, perché spesso erano docenti, almeno a Lombardia erano quasi sempre docenti. Perché posso dirvi perché i dirigenti, io ci sono riuscita solo una volta, i dirigenti invece di andarsi a fare i presidenti in un'altra scuola statale, come spesso mi è capitato, avere nove terze, la scuola paritaria in genere ha molto meno terze, ne ha uno, due, tre, quattro, se sono proprio tanti. Quindi la richiesta, la rincorsa, ve lo dico da chi l'ha vissuto dall'altra parte, la rincorsa era quella di andare nelle scuole paritarie, dove in genere ci sono meno problemi, c'è tutto molto a posto, e quindi questo da parte dei dirigenti. Dove i dirigenti non c'erano perché c'erano tante reggenze, andavano gli insegnanti. Comunque adesso per chiudere questa vicenda, il fatto di avere comunque l'esterno c'è comunque perché ci sono gli ispettori e i risultati comunque diventano coerenti rispetto poi al percorso a distanza. Adesso noi siamo in una situazione diversa, tra l'altro, abbiamo una valutazione delle scuole che ci restituisce anche i risultati a distanza, e quindi credo che il riferimento migliore rispetto alla propria qualità del percorso sia dato ad esempio dai risultati a distanza. Sto parlando della scuola di primo ciclo, nel momento in cui ci restituisce il RAV, il rapporto di autovalutazione, ci restituisce su base nazionale, a campione, eccetera, i risultati dei ragazzi nella scuola secondaria e secondo grado, credo che lì poi si vada a misurare. Noi non ce la mettiamo, secondo me, dovremmo dire la sala meglio. Sono quei risultati in fondo che danno il timbro della qualità. Certo, perché sono i risultati a distanza.
sono come sono andati i ragazzi al termine della scuola del primo ciclo, stiamo parlando del primo ciclo, quindi quali sono i risultati che hanno ottenuto? Ci sarebbero tante altre cose da dire, io vi lascio, no niente, vi lascio, vabbè, questo è un riferimento alla, all'invalsi. Scusi, perché faccio una domanda tecnica e forse ha già risposto, ma sono arrivata 10 minuti dopo. Il discorso del presidente Desani, sì, no? Se il coordinatore parla di dirigente, è anche il commissario interno che hanno utilizzato lo stesso istituto, perché noi abbiamo i licei. Questi due ruoli sono conciliabili? Lei mi pone una casistica che non lo considera. Per questo, perché sappiamo che dalle altre parti arrivate, ma siccome noi siamo l'unica scuola, cioè abbiamo la scuola primaria, la media e i licei, no? Se non si sono conciliabili da un punto di vista organizzativo, quando dal punto di vista della... No, della norma non è previsto, lì si parla soltanto di impedimenti rispetto al fatto che uno non ci può essere, che è reggente, che ha un'altra situazione. È stato aggiunto qualcosa, come dicevo all'inizio, rispetto a quella nota che parlava della corsia. Abbiamo messo rispetto ai tre vincoli, no, che sono stati messi al dirigente, uno di questi è che non possono fare commissario esterno. Sì, ma in quel presidente. Invece il commissario. Però all'interno questo fa parte della stessa scuola, sì, praticamente non c'è, se è conciliabile da un punto di vista organizzativo, magari adesso come lo scrivo, anzi magari le do la mia mail, così almeno lo faccio presente, almeno lo magari mandiamo una nota. E comunque conferma che eventualmente un delegato del coordinatore che sia già faccia già parte di una delle commissioni, delle sottocommissioni d'esame. Della commissione. E quindi la commissione possa essere comunque delegata. Certo. Chiamiamolo così, il dirigente che è anche il docente può fare tutti i ruoli. Fa il presidente. Che quasi più un gruppo. Amici. Va bene, vi volevo lasciare con un sorriso di Prato che ha fatto un sacco di vignette che secondo me sono sinteticamente ci rivolta dal senso. Luigi è troppo vivace, Anna è disordinata, Piero è pubblico, Nino è ipodotato, Carlo è un caratteriale, Luisa è troppo timida, Gina è maleducata, solo Pino è normale, è firmato la maestra. Rispetto a come, a dove spesso ci collochiamo quando parliamo di valutazione. Vi ringrazio per il pomeriggio. Se avete